Eccoci qua, sono le 20:45 in punto, non è ancora cominciata Milan-Verona, dove tutti i tifosi rossoneri temono lo scherzone dell'ex di turno, vale a dire Nikola Kalinic, ma gioca Ibrahimovic, ma noi continuiamo queste ultime due orette abbondanti di trasmissione a farvi il borsino di Iachini. Ebbene, la novità di giornata, al di là di quelle che poi tra un attimo sentirete ma non riguardano Iachini, ci sarebbero 48 ore di tempo, vale a dire oggi e domani, prima di prendere una decisione che, parere del tutto personale, sarà estremamente gattopardiana. Cambiare tutto per non cambiare nulla, alias resta Beppe Iachini. Ne parliamo con Angelo Pollin, sempre più scatenato alla conquista del suo decimo scudetto consecutivo. Buonasera Giorgio, però ti rubo 15 secondi. Alla fine della presentazione degli ospiti torno da te. Pino Calò, buonasera Pino. Buonasera. Stasera incomincia il fittone a scendere di Padre Pio. Giovedì abbiamo avuto una bella nazionale, delle belle sberle, ci faranno bene e certo. Mi auguro che stasera siamo comunque primi. Per carità, nessuno per li può toccare. Lo siamo anche per i prossimi 15 giorni. Esatto. Però dai, salutate sempre la capolista, però se stasera il Verona ti ferma. Mi aspetto una prova, una prova convincente, e poi alla fine tireremo le somme. Buonasera alla parte più, come dire, quieta, perché è veramente un po' demotivata del nostro studio, la parte viola, con Lucia Petraroli. Buonasera, ciao, a tutti, e Michelle Isler, ciao Michelle. Ciao Giorgio, buonasera a tutti. In postazione news, avete visto, è proprio un saluto pieno di vita da parte dell'ala viola del nostro studio. Gabriele Taverni, ciao Gabri. Ciao Giorgio, buonasera, come sempre per contattarci al 342-19-71-871 oppure alla mail a tutto@toscanatv.com. Partiamo sì dalla notizia, insomma dall'ultima notizia, ovvero che l'ASL ha fermato praticamente 5 squadre, tutti i calciatori di queste 5 squadre, ovvero Roma, Lazio, Genoa, Sassuolo e Fiorentina, che rispettivamente erano stati convocati per le loro nazionali. Chiaramente questo è successo per colpa, tra virgolette, delle bolle, quindi in casa viola, per la bolla che è stata creata dopo la positività al Covid di Calleon. Quindi insomma sicuramente questo potrebbe, e usiamo il condizionale ovviamente, agevolare, volendo, se ci sarà un cambio in panchina. Questa volta nella Fiorentina? Sì. Poi mi spieghi questa teoria tra un attimo. Ti volevo dire che questa volta per le ASL ci sarà un grosso applauso. Vabbè, perché ora fermi, perché sennò apriamo un libro che non finisce più. Prima vogliamo fare, Angelo e io, a nome di tutti, bravo, dei gran saluti. Bravo. Vero Angelo? Sì, perché lo dico, perché questa settimana... Proprio in questo argomento. Sì, vale, questa settimana mi hanno scritto tanti. Ceccherini, grandi. Che ci seguono naturalmente, ringraziandogli la compagnia che gli facciamo, perché ormai la gente è chiusa in casa un'altra volta, non tutti si possono permettere l'abbonamento delle grandi televisioni. Ah, sempre meno. Ma, e mi hanno scritto in tanti, io mi permetto a Giorgio di portartelo a te, di ringraziarle a te a nome di tutti noi che ci continuano a seguire, visto anche i risultati che ci seguono. Certo. Ci salutiamo, li ringraziamo e gli diciamo grazie perché ci seguite, e noi naturalmente cerchiamo di farli divertire, fargli passare due ore serene. Bene. Perciò Giorgio, a te. Sì, no, ma il ringraziamento è a tutti coloro, è un ringraziamento senza nomi, è un ringraziamento omnicomprensivo a tutti voi che siete di là dal vetro e che premiate i nostri sforzi con i numeri. Ho visto Lucia che è rimasta particolarmente così, intrippata dalla tua ultima considerazione, volevo Gabriele. La spiegazione grazie. Di Gabriele. Bravo Giovanni, bravo, 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 bravo. Bravo direi Giovanni. Che potremmo fare, calcolandolo a cazzotti, circa quasi meno circa 300.000 grazie, più o meno. Ma semplicemente Giorgio, perché comunque... Perché il Covid, perché questa bolla dovrebbe favorire il cambio in panchina? Perché senza le partenze, insomma, di tutti i nazionali, la Fiorentina avrebbe la squadra totalmente a disposizione di un eventuale nuovo allenatore che potrebbe lavorare a ranghi completi praticamente. Diciamo, Gabriele, che sarebbe un vantaggio per il nuovo allenatore, esatto, preso, perché avrebbe da subito la possibilità di lavorare con tutto il gruppo. Però al tempo stesso la Fiorentina avrebbe il dubbio di inserire in una bolla di persone covidate una roba nuova, tirandone via uno che è già dentro. Pensa a te che casino dell'ottanta. Sì. Ma tu vuoi un allenatore nuovo o no? Allora, francamente io non credo che, a parte è uscita la notizia, come hai detto tu poco fa Giorgio, che da qui a martedì probabilmente si deciderà qualcosa, ma secondo me, come dici tu, secondo me si deciderà ben poco, perché di fatto il commisso non è contento
pare di quello che comunque è stata la partita di ieri, ma nemmeno così scontento, nel senso che la Fiorentina di fatto ha fatto la partita, anche se non è successo grandissime cose. Dove? Scusa, quando ha fatto la partita? Ha fatto la partita nel senso che non ha perso, non ha incassato gol, non c'è stato, diciamo, quello spadroneggiamento da parte del Parma verso la squadra, e quindi di fatto non si è mosso niente, diciamo così, no? Infatti giustamente nel post gara sono state sottolineate come aspetti positivi: non abbiamo preso gol. Non abbiamo preso gol. Che di fatto erano due o tre partite che lo stesso Milenkovic aveva fatto presente questa cosa, lo stesso Dragoschi ha fatto la battuta, no? Non abbiamo incassato reti. Detto questo, ovviamente se da una parte ci si aspettava un bel gioco, di certo non è questo quello che si poteva avere dalla Fiorentina, cioè l'ombra del gol ormai riecheggia negli stadi vuoti per quanto riguarda la Fiorentina, non c'è assenza di attacco però in maniera normale. Tu vorresti o non vorresti un cambio in panchina? Tu, come Lucia Petraroli, giornalista di Firenze. Allora, se i nomi che si stanno facendo sono questi, francamente devo dire la verità, neanche no. Neanche Prandelli? Allora, io devo essere sincera, al netto di quella che è la storia della Fiorentina fino ad oggi, non sono per i ritorni, nel senso quindi che... neanche Montella? Montella potrebbe essere l'unico, diciamo, tra i nomi papabili in questo momento, potrebbe per essere carità. Eccolo. Fammi per finire, Michel. È tre ore che lui fa queste provocate. Non capisci che lui ti provoca. Perché... anzi, assume da te notizie su come la pensi prima dell'inizio della trasmissione. Sì. Bisogna dire, raccontare la verità. Però ci eravamo già parlati. Io poi dopo lui c'è il compito della provocazione. Sì. Viperetta che però si mette all'opera. Viperetta gol del Verona quasi, mamma mia. Kalinic, grandissimo. Volevo concludere il discorso dicendo che... mai visto da qualcuno, fammi finire, che potrebbe essere indicata la rosa della Fiorentina in questo momento un allenatore. Sono ecumenico stasera. Vai, Lucia, non ti preoccupare. Volete parlare? Vuoi parlare? No, volevo dire che secondo me si confà di più un allenatore come Montella per quanto riguarda la squadra della Fiorentina in questo momento che gli altri nomi sono parliamo stati fatti. Parliamo sempre per l'immediato. Per l'immediato, cioè, ovviamente. Sia chiaro al tifoso della Fiorentina. Sì. L'anno prossimo non si sa! Ed è il gol del Verona! È il gol del Verona, è arrivato! Scusa, Giorgio. Gol di Barak! Questo segna sempre. Giorgio, però mi permetto alla mia amica Lucia di fargli una domanda. Sì, non m'avete perché fatto se no, non capisco. Tu hai detto, non sono per i ritorni. E però Montella sì. E questa tra roba tra io i due è il meno peggio. Allora, dice. Mi stavo spiegando, nel senso che Prandelli ha da prendere in mano una squadra e ricominciare tutto da capo. Montella lo stesso, perché comunque di fatto tanti personaggi sono stati cambiati, ma al netto di quelli che sono gli interpreti in questo momento della Fiorentina, per il gioco di Montella e per la fase offensiva che Montella ha sempre, diciamo, dislocato sul campo, secondo me potrebbero essere i soggetti giusti per il suo gioco rispetto ad un tecnico come Prandelli. Magari però in generale non sei per i ritorni. E che viene da un passato che sì, in questo ma dico momento... per in generale non sei per i ritorni. No, francamente no. Quindi neanche Paolo Sosa, so dove volevi andare a parare, neanche Paolo Sosa. Io vorrei in questo momento un progetto nuovo per la Fiorentina. Siccome nel pomeriggio nella grandissima trasmissione del nostro amico Giorgio, io la vedo, la guardo, e passavano sotto delle scritte Paolo Sosa con questi giocatori. No, aria nuova in cucina. Io vorrei un progetto nuovo per la Fiorentina, cioè ricominciare da capo e se potesse veramente iniziare da qui un progetto reale. Domanda proprio, chi ti piace come allenatore? Sarri, Spalletti, tutti questi nomi che si stanno circolando, ma ad oggi non ti vengano, questo è certo. A me, francamente, comunque, Giorgio, sono... mi sono rimasto un po' impresse, è vero che comunque è stato evidenziato tante volte che la Fiorentina non ha preso gol, che comunque l'importante o quasi comunque era quello, però a me sono rimaste impresse le parole per quanto riguarda Pradè quando ha detto insomma che si poteva usare di più, ecco, a me è rimasto, cioè secondo me quella è la parte che fa capire un po' che questa Fiorentina però c'è potrebbe... anche un mea culpa in questo senso, perché di fatto la squadra l'hai plasmata te, l'hai costruita te, di fatto il tuo allenatore ti ha chiesto una punta che non gliel'hai presa, non gliel'hai fatta, il regista abbiamo dovuto adattare Amrabat fino a un certo punto, poi di fatto ieri è riuscito comunque a dislocarlo rimettendo Pulgar che era venuto fuori dal Covid, che l'aveva preso due volte, ma di fatto Kwame l'abbiamo visto come centravanti, non ci si fa. Vlahovic che voleva entrare non fino si sa all'ultimo. Cosa sia più ormai Vlahovic, perché appunto, una volta non entra, lo lascia fuori, si arrabbia, sì, però perché io di fatto c'è anche così. Io devo ogni tanto Ribéry mancare. Che cerca di fare tutto e però nessuno lo segue, quindi di fatto però, c'è veramente confusione. Io devo provocare, perché allora ora Guamea allora prima era un fenomeno
ora è diventato anche dillo, lui. Dillo a Michele. Nessuno no, ha mai detto io. Io provoco la sua trasmissione. Hai sentito cioè, in no, ma Lucia, io dico in generale, tu non è che quelle cose personali. Michele non, neanche. Intanto quale cose personali non esistono, si dice in generale. Io ho sentito quando è arrivato Guamè che sembrava quasi fossi Ronaldo. Perché dice questo poi quando si rimette ora Guamè non è più buono. Allora ragazzi mettiamoci no, d'accordo Angelo però. Questo non si è mai detto, scusami, no, come se mai detto? Mi no, permetto un, di un buon giocatore d'attacco ma mai no, un scusami mai scusami io vorrei ricordarti Giorgio se no prendo la trasmissione non ridere di gennaio quando è stato il calciomercato gennaio, ah. C'era un certo Agüero e Guamè che avevano detto è una campagna acquisti da 8,5. Perché se no faccio prendo la registrazione e ve li porto. Nomi e cognomi. Ora io faccio così, Giovanni, me li passi così te li faccio vedere. Io me lo ricordo, Giorgio, anche te. Ora non so più buoni. Allora mettiamoci d'accordo. O ne erano buoni prima o sono buoni oggi, oppure qualcheduno. Invece, nessuno ha detto che Guamè era un fenomeno. Perché ovviamente scusa, Giorgio, scusami, no, mi fai parlare. No, aspetta, finisci. Invece di contestare. Come contesto? Io non contesto, provoco. Io non contesto niente. Io vi provoco a voi perché voi comprate un giocatore e dice già campione del mondo. Poi dopo due partite già. Mai avuto questa filosofia, mai messa in atto. Comunque, se te vuoi fare un attacco sotto questo profilo, che è anche legittimo. Sotto certi aspetti, ma ti devi rivolgere intanto ti ricordati che Michele ha sempre detto il campo e Cassazione. La sua frase lo riconosco. Il campo lui lo riconosco. Su questo l'ha sempre detto. Ricordati chi è che disse che Iachini una squadra così forte non l'aveva mai allenata? Tu. No, non io. Fratello ha detto. Eccoci. Quindi allora se te vuoi contestare al giudizio l'ha fatta lui devi andare sulle... ma io ci siete voi se no la trasmissione stiamo a farla fare lo capisci devo un attimino provocare voi con che devo giudichi fare? Le dichiarazioni di Pradè nel post gara di ieri al netto del fatto che prima aveva detto che nessuna aggiunto, che Iachini non aveva mai allenato una squadra di questo tipo e ieri ha detto c'è mancato la parte diciamo manca aggiunto poi alla manca fine, aggiunto no? Quando hanno fatto la domanda ma Iachini è sotto osservazione. E lui ha aggiunto, queste sono parole sibilline. No, lui l'ha confermato, nel pregara. Appunto, erano le 8 e mezza. se mi permetti che segui il calcio un pochino, da tanti anni tutti noi, quando un direttore sportivo dice tutti siamo sotto osservazione, e vuol dire che da parte sua lo licenzierebbe domattina. Ha detto anche lui, anche io sono sotto osservazione. Ma scusami, in un momento dove c'è una difficoltà, l'allenatore sta uscendo, riuscirà a portare a casa un punto, quantomeno di stare, come dire, in barca. Tu gli fai una dichiarazione di questo tipo, se mi permetti, nel calcio, Giorgio, significa che insomma per lui lo licenzierebbe domani. 8 punti in 7 gare, se non erro, sì, cioè, corretto, al netto però, comunque Lucia, di quella che è la formazione viola con le squadre. Tu condividi però con me, Lucia, con una dichiarazione di queste bulline, non porti tranquillità all'allenatore, è una dichiarazione che è molto brutta, è una dichiarazione molto brutta, non porti tranquillità all'allenatore, un direttore sportivo dice, ah ma... Tutti siamo sotto osservazione dei risultati. Con queste dichiarazioni da parte della società il mister è delegittimo. Oh, te devi partire questo dal presupposto che allora. Pradè all'epoca, lo sappiamo, voleva comunque il cambio di panchina. Subito quindi di fatto cioè, lui non può che... Lucia, però mi pare che anche, voi, Rossi, anche te debba convenire che con queste dichiarazioni di Pradè l'allenatore è delegittimato. Totalmente. Anziché rafforzarlo, tu fai una dichiarazione di questo tipo, nel calcio vuol dire delegittimarlo. Apro e chiudo parentesi, scusa un attimo, una cosa rapidissima, perché su Verona-Milan in 11 minuti di gioco Ceccherini ha annullato Ibrahimovic. No, ora, vai. Ceccherini, ora che tu mi porti, ma che partita complimenti a Ceccherini per il comportamento fino ad adesso, ma no. Ceccherini nelle partite che ha giocato nella Fiorentina... All'inizio del campionato ha fatto un autogol nel campo della pesca, si dice che sta buttando la pasta per vedere perché non è proprio vero. Ah, lui Giorgio, non è proprio vero. Lo vuoi o no il cambio? Allora, adesso siccome poi è anche vero, mai sgamato subito. Poi è anche vero che fuori da Firenze, come ha detto qualcuno oggi in trasmissione, guarda caso i giocatori rendono meglio. Sì. Di quando sono a Firenze. È la verità. Ceccherini, ora non mi ricordo, ragazzi, però, per esempio, l'autorete che fece a Milano con l'Inter. L'argomento dei tifosi della Fiorentina è Iachini. Allora, sì, Iachini no. Lo vuoi o non lo vuoi? Sì, ora, siccome sono stato in silenzio rispettoso... Chiediamo altrettanto rispetto. Allora, chiedo altrettanto rispetto, nel senso, quando si verificano situazioni come quella che si è creata a Firenze, normalmente il discorso è che alla fine...
o prima o dopo, ma si arriva al cambio. E credo che anche in questa occasione non si andrà in una posizione diversa. Quindi per tu sposi la teoria del cambio. Che si arriverà prima o poi, ahimè, e mi dispiace dirlo, perché ci si arriverà se evidentemente i risultati della squadra continueranno a mancare, ma non solo i risultati, perché adesso quello che più ha indignato un po' la gente, io sento anche alle varie radio, alle telefonate, è che è stata proprio una squadra inesistente, una squadra che non sembrava non scesa in campo, una squadra senza perlomeno quella rabbia agonistica che dovrebbe caratterizzare formazioni di quella dimensione. Quindi la situazione è, sotto quel profilo è compromessa. Però dall'altro lato abbiamo un proprietario che si è sempre vantato del fatto, l'abbiamo detto e sottolineato mille volte, che nella sua attività non ha mai licenziato nessuno o giù l'ha di lui. L'ha già fatto. E poi evidentemente sì, l'ha fatto. Comunque, ma anche sta roba, che uno finire. Sì, però Michel, tu la dici tutte le domeniche, non la licenziamo nessuno. No, sono delle balle fuori dal mondo. Balle tutti licenziano, che non licenziano. Poi alla fine anche lui, come è successo per l'assunzione di Achini, anche lui alla fine viene costretto dai risultati. Se i risultati non ci sono, se il gioco continua ad essere latitante, devi scegliere chi fino mette. Fino a dicembre deve... voi fate questa discussione, non licenzierà nessuno. Fino a licenza rimarrà Iachini. Il problema è soltanto fino a dicembre, Angelo, secondo me, la mia previsione rimarrà Iachini. Dipende dai risultati. E vincerà con il campo basso in casa. Benevento. Vabbè, ancora più giù. Col Benevento in casa. Vincerà col Benevento in casa. Si riporta con 3 punti a 11 punti. Poi pareggerà la partita dopo. Però e si va. No, ma non si può andare. Aspetta, fammi finire però. Ma perché non si può andare? Lo dici te, Michel. Con 11 punti. Ma perché, scusa? Se la squadra ha i risultati e prestazioni del livello di quelle che abbiamo visto sin qui, è chiaro che non è oggi, è domani o domani l'altro, ma fino a dicembre non lo cambia. Se ci sarà un punto, cambio però, se a dicembre il cambio ma voi siete così siccome sicuri? No, in mancanza di risultati tre allenatori sul monte ingaggi, lo so, e poi lo prendi pure Prandelli questo per altri 8 mesi, ma guardate, è brava Lucia, io non sono sicuro, esatto, non sono sicuro, questo è certo, però di sicuro so che nel calcio, quando mancano i risultati, ti ripeto, allora, si arriva sicuramente, scusami, al campo. Michel, a quel punto devi decidere su dunque, chi investire. Michel, lui se ti io detto, condivido perfettamente il discorso del no ai cavalli di ritorno. Esatto. Però in mancanza, anche qui, sul mercato, di... scusa, do un po' d'ossigeno al mio amico. Ha segnato Verona? No, ha segnato sì, ma do un po' d'ossigeno. Al netto dell'obiettivo che ti ha dato la società quest'anno... Qual è? Dimmelo, dalla qual parte è? Sinistra della classifica, sì. La sua ambizione è quella, Beppe Iachini ti ci porta a quell'ambizione lì. Bravo. Quindi per quale motivo lui in questo momento dovrebbero mettersi all'anima un altro? Cioè, per il motivo, se perdi 3 o 4 partite di seguito e continui a giocare come hai giocato ieri, però lo cambia, dopo 3 o 4, questo ma di sicuro. Ma ieri ha pareggiato. Ma scusate, ma anche Iachini al posto di Montella, lui all'inizio non voleva proprio, poi alla fine... è stato condannato da tutti i risultati negativi di Montella. Ascolta, amici, se lo voleva cambiare l'allenatore, voleva fare un altro tipo di campionato, e lo cambiava a agosto, gli dava retta a Pradè, no, abbi quello no, perché con Juric facevi un altro campionato. E lo sta dimostrando il Verona stasera. Ma cioè, lui era convinto che Iachini sarebbe stato in grado di... Mi allora, pare che gli è stato detto che è una squadra fortissima. Lo sappiamo tutti, Iachini, tipo di allenatore. Gli è stato detto che era una squadra fortissima. Quindi... champagne, lo cosa ti tutti. Pare, Angelo? Che poi sentiamo Gabriele, sì, che è mezz'ora a me che mi pare, però, che gli amici qua, Lucia e Michel, si devono mettere, e Lucia mi pare che su quest'ottica c'è, si devono mettere l'anima in pace, perché il presidente ha detto che vuole stare dall'altra parte della classifica. E non è che ci vuole tanto, con 3-4 punti sei di là. Perciò. Ha ragione Lucia, questo allenatore non te lo cambia, perché se vince con il Benevento, stavolta non quel campo basso, ma col Benevento, poi gioca un'altra partita e fa un pareggio, vai avanti! Se lui, la volta dopo è col Milan pareggio. Se lui ti fa un andamento... Milan dove? A Firenze o a Milano? Posso dire un andamento da crociera? Certo! Se lui si fa un andamento da crociera, che è di fatto è quello che può essere, tra virgolette, anche il campionato della Fiorentina, perché, scusate, ma negli ultimi anni è stato questo il campionato della Fiorentina. È la verità. Quindi cioè, non si discosta da quelli che sono stati gli perché anni lo passati. Devi e non ti ha detto voglio andare in Europa, non cioè, te l'ha detto. Sembra che il chiamiamolo business plan sportivo, dal punto di vista della proprietà commisso, sia articolato in 4 anni. Il primo anno arrivo e capisco, ed è quello che è appena passato. Sì.
il secondo resto e mi consolido, sì, ed è quello che sta facendo, il terzo anno provo, mi rinforzo e il quarto provo per l'Europa. Per cui, quattro anni? Sì. Quattro anni. Quando arrivò, commissario, non si pronunciava in questa maniera. Parlava anche di un primo anno, dissero che lo scudetto per la Fiorentina lo vinceva nel 2011. No, però partita il primo anno, anno di transizione, per vedere poi il secondo anno di ambire a traguardi. Sì, Giorgio, però qui se no vi fate trasmissione. Perché qui ha ragione Rocco Commisso. Lui l'aveva. Perché se no. No, come dici? C'era la promessa che lo stadio si doveva fare subito. Come? In Europa con chi ci vai? Col treno o col pullman? Scusa, rispondi col a me. Pullman. Col pullman. Allora ci vai col pullman, stai in quella. Certo. Se ci vuoi andare invece in Europa con l'aereo, ci vai in un altro modo. Perché sennò 2-0 Verona. Facciamo i 2-0 Verona. Ha cominciato la discesa qualche giorno. Ha tirato Zaccagni, ma che dice Pioli poi le incappate. Padre Pioli. Io lo dico sempre. Può darsi che se incappano la discesa di Padre Pioli. No, ma perché è la storia di ognuno, Lucia. Uno che ha avuto che ha avuto 10 licenziamenti. Non può diventare al 24 risultati utili consecutivi non sono ho pochi, capito ma sono di non ha fatto sono ora ne crescono ora ne seguono 24 negativi, negativi. È la legge del poi sono di 24 in due in tre periodi di Calabria COVID, però COVID. Ti voglio dire è la storia di ognuno di noi, se comincia la discesa gli ci vuole freno a mano le catene perché tu vedi Gabri. Vabbè, volevi dire siete ingiusti perché Pioli ora dopo questa parliamo prima, di Fiorentina il Milan perde tanto è sempre primo mi frega ma in breve Giorgio piglia fiato sì no dica Gabri ma in breve una riflessione meglio. Insomma che mi è venuta anche sul discorso della tempistica presidenziale perché comunque una riflessione che facemmo anche su Fiorentina News un po' di tempo fa. Ricordiamolo che Cecchi Gori comunque viene ricordato per colui che ha fatto fallire la Fiorentina ma che ha portato 3 trofei al quarto anno era andato in Serie B. Quindi questa l'hanno comunque mandato in Serie B a giugno. No, 94-95 sto parlando. Quindi a Cecchi Gori sono voluti 6 anni per raggiungere l'Europa, quindi vincere la prima Coppa Italia del 96. Perché, comunque andare avanti. Ti potremmo fare una ripetizione sulla storia della Fiorentina? Io faccio una considerazione cercando di legare la realtà fiorentina, e coinvolgo anche Beppe, con il Milan. Perché vedo il Verona chi e è mi ricordo. Beppe chi è? Ha detto Beppe? Sì, io. No, pensavo dicesse Beppe di Vallero. Beppe Calò, che è un giocatore del Pordenone, che tutte le volte che Giorgio, siccome sono tre domeniche non nominiamo più Beppe di Vallero. Beppe di Vallero non c'entra. Ma voglio coinvolgere anche Pino, perché vedo il Verona e mi viene in mente che il professor Pradè aveva scelto Juric. Esatto. Come allenatore e vedo il Verona e vedo il Verona Juric di stasera che vince 2-0 fa veramente Juric un bel con il Verona di quest'anno che è tutto diverso poi il problema è che è tutto diverso rispetto allo scorso Juric anno perché il presidente Commisso ha confermato Iachini prima nessuno. C'è stato un indugio bestiale perché lì è stato il discorso. Il problema Juric ha detto hanno esitato troppo alla fine Juric ha detto sapete che ho parlato io tre volte con tre persone diverse e ho avuto un po' di riflessioni da fare col Bologna non mi ricordo quando fu la partita che Commisso vinsero con la SPAL perdonami e lui di suo pugno prese il ora io non vorrei però che Walter da Pian di Coreglia fosse andato un pochino anche di là dall'asino perché ha detto via Iachini subito e prendiamo Zeman. Questo mi sembra un po' troppo onestamente sì. Questo non è un fiorentino è perché vorrebbe andare alla Fiorentina in Serie B penso che allenerà più Zeman. Non credo neanche che nessuno pensi a Zeman No, qualche pazzo ogni tanto viene pazzi a Firenze non ce ne sono ma ormai ha fatto il suo sempre a meno che non sia Gabriele maestro di calcio vuoi Zeman? No assolutamente direi di no maestro di calcio no Zeman andiamo a 150 gol a capo partita. Del settore giovanile io Zeman ce lo metto perché insegna calcio e fa uscire dei giocatori prima squadra mai prima squadra mai comunque guarda il Verona ma che Verona ragazzi ma che Verona allora io pensavo che Milan pensavo che tu fossi entrato nell'argomento Verona non tanto per la bravura di Juric per la vicenda quanto per ribadire un'altra volta
che quando c'è professionalità, quando si sa lavorare bene anche nel calcio, puoi ottenere risultati di un certo rilievo anche se non sei una società ricchissima, se non sei una società con i più grandi. Assolutamente. Ecco. È un progetto. Per esempio, l'Atalanta, che ora Atalanta, Sassuolo, Verona. Possibile, ecco, che a Firenze non si riesca a creare qualcosa? Guarda, quando si capitano questo tipo di considerazioni pertinentissime, devo rispondere sempre allo stesso modo. Hai fatto dei nomi di piazze e di società dove nell'ingranaggio ci sono uomini di calcio. Uomini che hanno masticato calcio per una vita. Quindi uomini che vivono di calcio e uomini che vivono di calcio 25 ore al giorno. Perché tu, scusa, vorresti dire che allora Antognoni e Pradè non masticano calcio? Qual è la preoccupazione? Perché sennò ti fanno Antognoni, onestamente e sinceramente, è una vita che non lo vedo impegnato e coinvolto in nulla, se non in un minimo di Antognoni è un altro compito. Ma fagli fare quello che saprebbe fare. Non gli danno la possibilità. Antognoni è uno che dal punto di vista dal punto di vista dello scopritore di talenti. Allora glielo faccio fare con me. Se non lo fanno fare, è colpa mia. E Pradè? È uno di calcio? Pradè è un direttore sportivo. E allora, scusa, io faccio alla Viperetta, che mio amico Viperetta, che provoca, siccome dice calcio. Allora, questo fammi capire. Seguo, tu vorresti dire, il politichese calcistico del mio amico vorrebbe dire, cosa ci fa, come si chiama, Joe Barone. Ma Barone è uomo di società. E che cosa ci fa? Che? Controlla e garantisce i soldi. Cioè, calcio, non ci capisco. Controlla e garantisce i soldi ed è una figura. Però vedi che qual ci è deve stare. Il discorso è questo: se tu non gli dai la possibilità alle persone che comunque hai di fare quello che sanno fare. C'è Sartori che sa fare mercato in un modo esageratamente però buono. Però se tu non gli dai il compito. E allora ritorniamo al punto di partenza. Certo. Perché Pradè vuol dire che te l'ha dato della valle e tu non dovevi accettarlo, così come ha preso i soldi della. Allora siamo a punto di partenza. Allora c'è qualcosa che non capisco, Giorgio, C'è qualcosa che non mica solo tu che non lo capisci. Perché c'è qualcosa che non capisco. Che è il terzo gol del No, sempre secondo, vai tranquillo, non augurartelo. Non augurartelo. Quello che mi dispiace dire, purtroppo, è che si passa da c'hai una voliera di gufi stasera, Pino, no? Ma è normale. C'hai una voliera. È quello normale. Che mi dispiace dire, dicevo Giorgio, che si passa da una proprietà ad un'altra. È anomalo che mi Aspetta, che si passa da una proprietà ad un'altra, passa il tempo, e però le metodiche e le riflessioni che stiamo facendo ormai da anni sono sempre le stesse. Perché di Antognoni c'era della Valle, si diceva la stessa cosa. Lucia, io credo che nella vita questi personaggi che diventano stratosfericamente ricchi ritengono, a torto, a ragione, non lo so, ma insomma normalmente ha ragione, che se sono arrivati a certi livelli è grazie alla loro intelligenza, alla loro capacità di reagire a questa informazione che c'è la pubblicitaria. Fammi finire. Sì, no, lo so, so cosa innesti. Quindi di conseguenza loro pensano che anche buttandosi nel calcio, che è una figura aziendale tutta particolare, loro possono trasferire la loro bravura dimostrata nella vita imprenditoriale nel calcio. Il che non è vero. Comisso c'ha, oltre a questa considerazione, l'handicap. Che lui un po' a calcio ha giocato a livelli dilettantistici in America. Seguendo questo, Percassi quindi dovrebbe essere il massimo dei presidenti, l'unico che ha fatto per calcio di professione. Ma Percassi secondo me è un valore aggiunto non indifferente per l'Atalanta. L'unico valore dell'Atalanta è Sartori. E il retaggio dell'immenso Mino Favini che ti ha fatto un settore giovanile che non finisce. Chi li ha scelti ora questi? Chi li ha scelti? Sartori, Favini, quando c'era, chi li ha confermato? Favini è arrivato prima di Percassi, quindi se l'hai trovato. Percassi ha sicuramente dei grossi meriti. Quindi, comunque, questo è il discorso fondamentale. Però è evidente. Gol del Milan! Vai. Gol del Milan, 2-1. Annullato? O buono? No, buono. Che sì, 2-1, gara riaperta, però è sempre lì che il Verona che è avanti. La pubblicità Giovanni Testa, io ci metto tutto, Ti vedo felice. Cosa è successo? Sì, sono felicissimo e sereno. Finalmente ho risolto tutti i miei problemi di liquidità. Accidenti, hai ereditato? No, meglio. Hai fatto fortuna. Ma che? Ho fatto 13! Hai fatto 13? Ho fatto 13 con credici. Finanziamenti a dipendenti e pensionati.
Ho fatto 13 con Credici. Fallo anche tu! Da Banca Cras e BCC Umbria è nata Banca Centro, la banca locale che mette al centro te e il tuo mondo. Tradizionale nei valori, innovativa nei servizi, salda nella relazione. La sostenibilità è l'orizzonte che ci guida indicandoci la direzione. Per noi di Estra significa essere presenti sul territorio con l'energia delle nostre persone e lavorare al fianco di clienti e fornitori nel rispetto dell'ambiente. Significa vicinanza alle comunità di oggi con uno sguardo rivolto alle generazioni di domani, perché è nel futuro che da sempre troviamo il senso del nostro agire presente. Materassi Bed Service, il materasso dalla A alla Z. Puoi trovare soluzioni per il tuo riposo, camera da letto e anche in salotto. Letti, divani, materassi e accessori per migliorare il relax anche che camper. Sistemi relax personalizzabili, offerte imperdibili tutti i mesi, pagamenti a rate. Bed Service, lo sponsor del tuo relax. Vieni a trovarci a Prato. Al trasporto pensiamo noi. Spedizioni in tutta Italia. CopyWord, un'azienda moderna e dinamica specializzata nell'analisi dei processi, vendita, noleggio e assistenza tecnica di un'ampia gamma di soluzioni e tecnologie per le aziende, stampanti multifunzione e soluzioni per la gestione documentale, comunicazione visual display, tecnologia digitale per la stampa professionale. CopyWord, un partner a 360 gradi per rispondere in anticipo alle nuove sfide del mercato. Il tuo pranzo di lavoro veloce, ricco, saporito, preparato come si deve al prezzo giusto? A Prato la risposta è troppo facile. Bar Valentina. Sì, proprio loro, quelli che aprono alle 4:45 del mattino. Quelli che pagano le tue bollette, quelli che ci sono sempre. E lo volete un consiglio? Assaggiate i panini del Bar Valentina. Fantastici, come un gol di Leo Messi. Bar Valentina, a Prato, a Roma. E non aggiungiamo altro. Benvenuti da Carini. Cosa realizziamo? Porte da garage di alta qualità. Carini è sicurezza e comfort nel tuo spazio abitativo. E questo è tutto? No, non è tutto. Studiamo per te la soluzione migliore per le tue esigenze. Seguitemi! Il nostro team è fatto di persone. Progettisti, costruttori e montatori dei quali ci prendiamo cura. La misura dei nostri prodotti sei tu. Eh già. Ma vuoi sapere cosa ci rende così speciali? Noi siamo qui a Monte San Savino, nel cuore della Toscana, magari a un passo da te, ma lavoriamo in tutta Italia. Precisi, veloci e raggiungibili. Benvenuti nella nostra grande famiglia. Carini, stabilimento e showroom a Monte San Savino, Arezzo. Trentesimo del primo tempo, bella partita, più per merito, Pino, permettimi, parlo di Milan-Verona, più per merito del Verona. Gli ultimi 5 minuti il Milan si sta riprendendo, siamo riusciti a parcellizzare, ha sfiorato il 2-2 per merito del portiere del Verona, però ecco, mi sembrava, se ti dovevo fare un commento 5 minuti fa, mi sembrava di avere il Milan con il Lille, uguale, identica. La parabola, come... la parabola di discesa di Padre Pioli è iniziata. Sì, te lo chiedo. Diciamo che gli manca anche Romagnoli stasera, dai. Due indizi farebbero una prova, però dai. Non, scusa Pino, prova che gli rispondi. 60 minuti. Ho detto, gli manca Romagnoli, ha detto, Romagnoli, guarda. Sicuramente non danno rigori. L'ha detto lui, mi ha detto io. Fatemi capire. No, adesso. Romagnoli ultimamente... Ora se ti chiama anche Romagnoli, allora... No. Poi il problema non è stato Romagnoli. Tanto ora segna il Milan il gol del 2-2. Vai Gabri! Sì, ci scrivono, ci sono in realtà messaggi anche contrastanti fra di loro per quanto riguarda la
La Fiorentina, Giorgio, perché ci scrive... dobbiamo capire la Fiorentina. Salvatore. Abbiamo tratteggiato la storia, ma non siamo ancora entrati nel cuore. Non voler cambiare Iachini per non pagare tre allenatori è un alibi. Il punto è che se commisso è ambizioso dovrebbe cambiare, se no vuol dire che ci vuol far vivacchiare, scusate. Poi c'è anche una domanda per te. Intanto leggiamo anche questo, diamo tempo a Rocco di lavorare, se no siamo ridicoli. Questo un po' più pro, chiaramente, proprietà. Una domanda per Pollina: cosa pensa di quello che sta facendo Pedro in Brasile? Cosa penso che lo sta facendo Pedro in Brasile? Che fa tanti gol, ma il Brasile... Sai che lo vogliono star sì, pagare, certo, eh? Ma a fare sono... per la Fiorentina? Sì, ma guarda, sono campionati circensi. Sì, ma è un altro campionato. Esempio, sono campionati circensi. Chi fa 40-50 gol là, da noi ne fa 5. E che lì ti marca? Sono d'accordo, però tieni presente che è un nazionale brasiliano. Sì, ma ascolta, anche Danilo della Juventus è un nazionale brasiliano. Io non lo ritengo. Gran no. Sì, che ha vinto poi tutto col Brasile questo. Gran partito. Sì, ho capito. Ma mi permetti? C'era anche quell'attaccante dell'Inter che qui faceva. Ragazzi, poi è andato lì. Gabigol. 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 Sono campionati, capisci, un po' circensi, io lo capisco, quando vengono in Europa e già poi in Italia la cosa ancora... Trovano più... delle difficoltà, ma scherzo, allora, lui ha fatto qua. Allora, comunque la Fiorentina chiede 14 milioni. Così hai i soldi, sì, per il pagare. Il Flamengo vuole pagare a rate. Quelli di Chiesa, quanto l'aveva pagato, scusa Lucia? 40? Circa, mi sembra. Qualcosa. Quello, Pedro. Questo Pedro Pedro. Oh, meno, vero? Sì, Gabri? No, meno. Me Pedro, 12 milioni, 11-12 mi sembra. Roba del genere. Fai un po' ricerca. Sì. No, credo. No. Non di più. No, sarebbero stati a fucilare già allora. No, 11-12 sono quasi 40 sicuro. La Fiorentina. Bonus compresi, insomma. Oh, l'Inter, Gabigol aveva pagato 45. Ma l'Inter ha pagato anche 34 miliardi David Suazo del Cagliari, che caspita vuol dire? È anche come un altro giocatore che gioca in Spagna, Condombia. Ciondolo, 44 milioni. Ciondolo. Ma perché lo doveva levare, lo doveva a prendere Milan? Ora cambia squadra con Dombia. Ma cambia anche sport, che va bene. Restiamo nel mondo della Fiorentina, che è la cosa più importante che i nostri amici da casa cercano. Ma parliamo di altre cose, della Lazio, ne parliamo. Ma aspetta, tanto sono le 21:22, dobbiamo arrivare alle 23, vuoi non avere tempo di scatenarti? Stai sereno. Stai sereno. Vabbè. Stai serenissimo. Come è più la Repubblica di Venezia. Però io non lo riconosco più. Perché uno... Ma chi che lo dice? Angelo. Ma circa 20 pazienza. Milioni, Pedro. Pazienza. No. Arriva una domenica sera in cui al 95esimo Caseido... aspetta, non abbiamo ancora aperto il libro. Poi arriva. Sorriso sui denti. Sì, poi arriva. Perché Michel, se gli diamo 7-8 punti di vantaggio, sto campionato, se l'avessi vinto, perché la Juve avesse vinto le tre partite, avrebbe 6 punti, il campionato sarebbe finito. Ma vedi, la Lazio comunque incasinata. Non ha mai perso, la Juve non ha mai perso. Ancora parlando di a casa, in questo momento, della Juve, non frega nulla, lascialo lì. Però di Angelo Pollino, sorriso. Sorridente, lascialo lì, sta parlando di Fiorentina. Lo so, sta parlando di Fiorentina, per quello sai che di là dal teleschermo quanta gente ci sarà che farà, voglio sentire il Pollina stasera, che dopo te lo dico, facciamo tranquillo, ci sono. Cambi o non cambi l'allenatore? T'ho detto che alla fine tu non dirmi quello che succederà in società. Dimmi quello che farebbe Michel Isler. Michel Isler, se ci sono i risultati lo tiene, se non quindi ci sono lo i risultati non hai perso ieri, lo tieni. Ma che risultati, tu devi decidere ora. Non vergognose, devi decidere ora per i prossimi 15 giorni. Cosa fai? Tu, Michel Isler, prossimi 15 giorni? Perché poi parlo di ripresa del campionato, perché tanto con il Benevento, se resta Iachini, siamo tutti pronti con il fucile spianato con il Benevento a dire sì, deve andare, bim bum bam. Cioè, se Iachini resta per... Se Iachini non resta, arriva Prandelli. Se arriva Prandelli sarebbe, come dire, un momento accolto con gioia da tanta gente. Lei no. Tifosa, a parte no, Lucia. Ma non perché io ce l'abbia con Prandelli. Quindi ma perché se non potrebbe credo essere un'iniezione che potrebbe essere terapeutica non solo per l'ambiente ma anche per la squadra. Hai sentito che cosa ha dichiarato Ciccio Baiano in settimana di radio? Non si può farla con Torino ogni tanto. Cioè, Cesare, o la curi o l'ammazzi. Cioè, Cesare Prandelli con l'onestà intellettuale. Mi fai finire. Ho capito. Cesare Prandelli con l'onestà intellettuale che lo caratterizza non ha problemi a riconoscere che negli ultimi anni la sua carriera non sia stata brillantissima. Quindi allora la Fiorentina dovrebbe fare una scommessa sul recupero di Prandelli,
che non potrà essere quello che ha fatto il risultato in Arabia Saudita, al Valencia, al Galatasaray in Turchia, con la nazionale ai mondiali in Brasile. Questi sono dati che sappiamo. Però uno come Cesare Prandelli, se potesse ritornare ai livelli... questo è un punto interrogativo, è un punto interrogativo. La scommessa la fai comunque. Appunto, dico, però è una scommessa di 8 mesi, poi devi ricominciare un'altra volta. Però questa è una scommessa che troverebbe un largo consenso popolare, il che potrebbe essere... bisogna vedere se le cose vanno bene, per... No, vantaggio sono i francesi, la cantano e se la suonano. Così non è tutto, mai, se la è mezz'ora, se la cantano e se la suonano. Però io, se no qui chi stiamo a fare noi? A parte Pino che Piccinino è, ogni tanto gli dona un po' d'ossigeno perché... Ma io da quest'altra parte... si brilla. Ora però io, Giorgio, vorrei capire... Siamo comunque primi. Io vorrei capire una cosa, perché qua... Salutate sempre la capolista, diglielo Pino. Intanto la Fiorentina è in linea con quello che aveva detto Rocco Commisso. Io si può dire gioca male o meno, ma è in linea, non capisco perché devono cambiare. E poi dico, cambiare perché pensate voi che ad avere una squadra cambiando da andare che cosa? 2 o 3 punti in più? Un punto? 2 punti? Ma la squadra quella è, ti ha detto prima te Lucia, aspetta, sì. No, fammi finire, perché se la siete cantata ve la siete suonata. Se prendo un altro allenatore, sta di là magari con 2 punti in più, ma non è che cambia il mondo. Non è che questa squadra ha ambizioni per poter andare in Sandove, perché non ci sono le condizioni, l'avete detto anche voi, questa è una squadra che può stare dall'altra parte della classifica. Ma perché davanti hai altre squadre, sono nettamente... Sì, ma se guardiamo un attimo la classifica, possiamo guardarla. Se la Fiorentina vince una partita, si riporta di là, è in linea, perciò non capisco perché tutta questa bramosia. Allora, la Fiorentina ha 8 punti, va bene, se vince con 3 punti va a 11, va da quest'altra parte, Giorgio, esatto. Ed è in linea perfetta con quello che ha detto Commisso. Io vorrei capire, quello detto io, questa bramosia perché si deve cambiare, perché pensate, perché la domanda è questa: se voi pensate giustamente ad avere uno squadrone, allora chapeau, tanti auguri, allora, un problema vostro. Se invece pensate, come ha detto prima Lucia, e condivido, glielo riconosco, di avere una squadra dove può stare di là dalla classifica, cioè 10, ma no, siamo in linea. Questo no, Giorgio, siamo in linea, scusate. Angelo, poi dice, poi dice non mi piace il gioco. Uno va al circo, che io sono innamorato, tra l'altro questo giorno faccio anche un appello, pure il circo che è l'unico che stanno patendo e stanno pagando un prezzo carissimo, perché il circo purtroppo... Non mica solo il circo. Lo so, ma il circo è uno di... Ci sono tanta gente che ci lavora, che purtroppo... Vuoi divertire, vai al circo. Ci lavora e non puoi... Ma è il circo, ti vuoi divertire, il calcio sono i punti. Se Iachini vince la prossima, si riporta di là. Comunque, perciò non Iachini, si può dire che uno è scontento o meno. Ma tutta questa bramosia, che tutti vogliano mettere la bocca di mandare via Iachini. Io Angelo, non la capisco. Io, allora, comunque, io... Angelo, aspetta, ma sì, sì, sì. Da quart'ultimo si ha portato pre-Covid, post-Covid, scusate, a decimo. Allora, quindi voglio dire, solo aveva sei in linea, fatto, sei d'accordo con me? Sei in linea. Ora sei in linea con quello che ti ha chiesto il Presidente. Cioè il Presidente ora dovrebbe anche rimettersi alle sue parole per dire... Cioè chi ha sbagliato, quindi anche lì il suo, ma no? Ma scusami il Lucia, dubbio. Te che sei addentrata, ma le notizie di Prandelli, di Iachini che quasi sicuramente se ne va... È la stampa che divulga. È la stampa, qualcuno, la stampa non è che ci vuole qualcuno che parli, che dica, che faccia anzi, aprire... La società non ha smentito Prandelli. Che abbia parlato, no. La società non ha smentito Prandelli. Come? La società con un comunicato non ha assolutamente smentito Prandelli. Non è, cioè, ma lo potevano, lo poteva, sono d'accordo, ma lo potevano tranquillamente fare. No, guardate che quello che sta dicendo Gabriele Taverni, se riavvolgiamo il nastro, è importante, sì. Perché in occasioni diverse, a proposito ad esempio hanno di Sarri o Spalletti, qualcuno della società ha detto non abbiamo mai contattato, non li abbiamo mai sentiti. C'era Prandelli anche nel mezzo nelle dichiarazioni di Commisso. Nessuno ha mai detto nulla su Prandelli. Quando c'era Rialti, ci fu la serata degli altri, purtroppo era morto, c'era anche Prandelli e c'erano altri. E lui ha detto io non ho avvicendato nessuno, questo lo ha detto. Ora nello specifico si sta parlando di Prandelli, perché comunque, ora... non è che le notizie arrivano così. Sì, ma non mi avete risposto alla mia domanda. Una gola profonda. Non sviare, sennò non, io ti ho fatto una domanda e Lucia invece ha risposto, è preciso, e te invece svii. Come che svii? È come sempre. Perché ti devo provocare. Lucia è stata corretta e precisa, ha detto, noi siamo in linea. L'anno scorso, giusto Lucia, ci ha portato di là, ora siamo in linea. E tu invece vuoi un altro allenatore e io ti ho fatto la domanda. Pensi di avere uno squadrone per fare... Però, la... Angelo, io il sono tuo d'accordo. Ragionamento parte... faccio finire Michele, poi ti dico. Il tuo ragionamento parte da una premessa che non è corretta. Cioè? Perché non è vero che Rocco Commisso per quest'anno inizialmente aveva affermato che
L'obiettivo era quello di così. Di stare d'altra parte della classifica. Questa quello è arrivato un po'. Mi puoi aiutare per favore? È arrivato un pochino dopo. Io sto tornando indietro. Fare un paio di punti in più rispetto all'anno scorso. Michel, ma tu me lo fa passare? Scusa, io continuo, ci sto, meno male c'è Lucia e Giorgio. No, tu me vuoi passare dal missionario? Non mi fate finire. No, fammi capire. In ciampanello. No, 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 perché io non ci sto. Io torno indietro ai primi tempi di Comis a Firenze. I primi tempi di Comis a Firenze, primo anno. Annata di transizione, secondo anno squadra competitiva, secondo anno, ecco, quindi quello in al decimo posto ci sei, vinci col Benevento. No, decimo posto. Ma te è competitiva, perché competitiva. La domanda se no lei ha risposto, Lucia ha risposto, e te invece tu devi. Io ti rispondi, secondo, pensi di avere uno squadrone e andare in Europa? Rispondi? No, io non penso. E allora cosa vuoi? Hai ragione Lucia. Però siccome è stato detto che la. La squadra poi era... c'è Gabriele che è mezz'ora può parlare e tu non lo fai parlare. Gabriele, è stato detto che la squadra è fortissima. Se la squadra è fortissima, ma chi l'ha detto? Questo dici te. Guarda Lucia che canta. Chi l'ha detto? Beppe Iachini non ha mai allenato una squadra così forte. Ma ha detto Pradè, ma Pradè non... ma allenare stare decima decima vuol dire una grande verità. Ha detto deciso, quindi cioè, voglio dire, Gabriele, quelle ultime parole di commisso degli obiettivi stagionali erano state dalla parte della sinistra della classifica. Io punto. Torno a... non c'è stato altro. Ma la gente di Firenze, i 20.000 che erano allo stadio ad accogliere commisso, non pensavano di arrivare al quarto anno di seguito per avere qualche risultato. No. Era stato detto Gabriele, due anni, poi è evidente che c'è stata un'inversione di rotta. Che si arrampica un'inversione di rotta, ora vai si parla avanti, solo di classifica della mezz'ora, parte ma non te lo dice. Vai Gabriele, no, no, semplicemente Angelo, volevo dire che allora, io concordo su tante cose che ti hai detto, perché anch'io non sono per cambiare tanto per cambiare, perché probabilmente De Zerbi è l'unico del roster che era stato, dei nomi insomma, che era stato fatto a giugno, a parte i vari impossibili, Emery, Spalletti, eccetera, è l'unico che probabilmente avrei preso per Iachini. Però dico anche, cioè la domanda che mi faccio è, può fare meglio di così con la squadra che comunque è stata rinforzata l'anno scorso, e questo è sotto gli occhi di tutti. E io credo che un po' meglio di così si potrebbe fare. Poi al di là di questo cambiare o no non è una decisione insomma comunque facile, me ne rendo conto, ragazzi, siamo all'inizio, cioè, però siamo secondo me 10. Poi ho anche un'altra impressione, che manchi un po' di preparazione questa squadra, non so perché. Altra martellata. Ma a parte questo, francamente, di Beppe Iachini, cioè, mi parlano di uno Iachini sempre sul campo, sempre Ma c'è stata, Lucia, c'è stata una domanda che un anno strano questo, quindi... no, dove mi dicono, io sono estimatore di Pirlo, cosa ne penso se a Firenze veniva De Rossi? Faccio una premessa, che io sono estimatore di Pirlo in assoluto, ma anche la società che lo mantiene. Il primo tempo di Milano, Verona 2001. Io nel mio modo di vedere il calcio, perché... una visione, mi piacciono giocatori anche delle altre squadre. Io ero innamorato calcisticamente di Totti e De Rossi, cioè ritengo De Rossi uno dei più forti centrocampisti sia stato in Italia, insieme a Tardelli ed altri. Perciò figurati se non condivido se la Fiorentina avesse preso De Rossi come la Juve ha preso Pirlo, perché uno di calcio che se ne intende e che sicuramente può crescere. Gli allenatori nascono anche su questo. Magari non fanno tanta cavetta. Sono scommesse, Angelo, dai. Sono scommesse, la Juve ci sta puntando. Oggi, se tu vuoi... ha bisogno di un personaggio, l'idea del carisma. È perché De Rossi secondo te non ce l'ha. De Rossi ti attaccava giocatore al muro. A parte De Rossi doveva essere affiancato da Andrea Azzoli, se non sbaglio. Per questioni di patentino. Esatto. Vabbè, ma e poi non l'ha mai fatto l'allenatore. No, ma fatto, guarda, anche campo l'ho fatto da 10 anni. De Rossi è come Pirlo, faceva un giocatore in campo, ragazzi. Con te, Angelo. Ma non scherziamo, ma non scherziamo. Prende in mano la situazione. E perché c'ha fiorfiori di campioni, perché se no bisognerebbe vedere dove sarebbe. No, concordo con Angelo, perché semplicemente alla fine Montella, prima di arrivare nel suo primo ciclo a Firenze, solo il Catania aveva allenato. Quindi, alla Roma, cioè, no, era la primavera della Roma, e poi ha fatto il Catania. No, tre mesi a Roma. Mancini, neanche. Ma i grandi sono allenatori già in campo. Cioè, De Rossi è un giocatore immenso che a me piaceva tantissimo, perché è immenso come stava in campo. Non la è testa. Arrivato, quindi, però, cioè, sì, ho capito. Ma la domanda che mi hanno fatto è che, siccome continua a passare, che sono estimatore di Pirlo, cosa ne penso di De Rossi a Firenze? Subito, così ho risposto. Subito, no, perché è un progetto ambizioso, però De Rossi, vedi Michel, che i campionati in Brasile, quando c'era Prandelli, lui e Buffon, a Balotelli l'hanno attaccato al muro. Secondo poi è chiaro che comunque devi dar tempo, cosa, devi dar tempo. No, ma De Rossi siamo d'accordo, cosa. Però
per una piazza che era giustamente, vedi, mi sì. richiamate quello che sì. ho affermato poco fa. Domanda, per scuro. Una piazza ambiziosa, va bene? A proposito, buffissimo quel telespettatore che ha scritto: il problema sono i fiorentini, portiamo i valdostani a Firenze. Sarebbe una provocazione, ma no, per una piazza ambiziosa in quella maniera, dover partire subito con una scommessa che molto probabilmente sarà felice, perché col tempo De Rossi sicuramente andrà a smettere con me. La pubblicità dopo Barba andrà bene. No, volevo portare pur avendo da guardare ora nell'intervallo. Diamogli la possibilità di scatenarsi un po'. Penso che nella tematica che state, che state sviluppando, io penso che non tenete conto di tutto che siamo alla settima giornata. Esatto. Iachini ha lo svantaggio di essere partito con una nomea che al tifoso non piaceva. Nomea. Quindi è un po' come quando un esame della carriera di Iachini. È un po' come quando fatto. Pioli è venuto al Milan. Al Milan c'era gli hashtag Pioli out. Sì, è vero. Poi sono stati. Verdi stasera ripartono. Sono stati i risultati, specialmente quelli post lockdown, che hanno fatto cambiare un po' la situazione. È chiaro che Iachini dovrebbe vivere questo di Ibrahimovic, piccolo particolare. Sì, no. È chiaro che dovrebbe vivere. Tu hai comprato Caglione, eh? Iachini dovrebbe vivere di risultati. Però tenete di conto che Iachini si era detto, cioè si è detto che quando si diceva l'anno scorso l'ottato allenatore, che io avevo fatto la previsione che rimaneva Iachini perché c'era poco tempo. E ora facci la tua previsione. Ora l'altra previsione è che rimane Iachini perché ancora, e tutto è presto, ancora se guardate la classifica, basta le prossime due partite. Io mi auguro c'è il Milan. Io mi auguro la prossima di poter vincere. Quell'altra me lo auguro meno. Però c'è il tema Covid, ragazzi. Ma chi è che va a fare ora investimenti futuribili e tutto il resto con questa situazione che non si sa fino a che si giocherà ancora a porte chiuse? Ragazzi, questo è un tema non indifferente, che non possiamo non tenere di conto nelle programmazioni. Però quanto una vicenda drammatica come questa possa incidere sulle decisioni terra-terra della società di calcio, non lo so. Io l'unica soluzione, cioè, io ragiono da uomo di società, da dirigente sportivo, qual è stato? Io aspetto a fare dei grandi investimenti, grande allenatore, dei grandi acquisti, perché già ho perso tutti i botteghini, già ho perso la parte di pubblicità. Già c'ho da pagare due allenatori. Scusa, già sono 15 squadre. Ma il commisso l'ha detto in settimana, prima di andare via, che la Fiorentina ha perso con... Giorgio, scusa, così ti do... commisso ha anche detto che con il Covid ha perso circa 30 milioni l'anno. Volevo dire che sotto questo aspetto è chiaro che non è che sei... L'anno scorso hai dovuto fare una decisione con Montella perché avevi perso un mare di e poi veramente eri nella parte destra bassa. Quasi bassa. Ora non sei, ora con due vittorie te ti rimetti in sesto e stiamo vedendo che è un campionato dove i risultati scontati non ci sono. Pino, sei saggio, però ti vorrei chiedere, ma calcio, hai visto la Fiorentina giocare queste ultime partite? No, non ho visto giocare la Fiorentina, allora, però il punto momento... è tutto lì. Allora, però perché questo... se la classifica, se vogliamo, non è così drammatica. Appunto, assolutamente. È che il tifoso però ti aspetta, hai fatto un punto a partita. È come sono stati conquistati questi punti, certo. Che indigna. È una bella media di giustizia. Cioè, una figura come quella fatta a Roma, con tutto, brava la Roma che sta andando forte. Ma anche accidenti, oggi, non è che sta parlando. Però di è stata una figura del io terzo. Penso che io credo che sia stato quello. Più politica che altro il motivo scatenante. Abbastanza saggia vista dall'esterno sarà quella di portare Iachini, se non fa disastri, fino alla fine del giro d'andata. Poi eventualmente una soluzione interna. Oppure vanno avanti quello. O al limite se fa i risultati gioca 8, un po' meglio. Iachini resta, non c'è nessun problema. Come sei normale, mesi sia. E programmerai, vedi intanto la situazione Covid come si sta risolvendo. E, però sinceramente perlomeno... un girone glielo devi dare, che a meno che non faccia un filotto di 6-7 sconfitte tutte Pioli, insieme. Insomma. E allora, no, che visto l'umore anche di chi ci scrive, insomma, anche negli ultimi minuti, io credo che comunque allo stesso tempo, se il commisso dovesse prendersi la responsabilità, tra virgolette, di tenere Iachini,
a questo punto le critiche, il 90% delle critiche che arriveranno per il risultato e le prestazioni della Fiorentina nelle prossime partite probabilmente saranno molte per commisso e probabilmente diminuiranno molto di più. Ma già di quelle sui giardini, sui siti, sulle certo. radio, quindi secondo me la situazione è molto non aperta. Non capisco neanche questo tipo di comunicazione, se c'è questa difficoltà, ma perché non ti presenti chi si deve presentare? Magari il commisso stesso con una videoconferenza dall'America. Ma non è che parla poco commisso, e dice le cose come stanno. Cioè mi sembra di parlare abbastanza. Ma la verità, però ora la verità Pino. No, sei meravigliato ora perché 10 giorni non parla, non è che parla. Dire le cose come stanno nel senso di come lui prevede di qui alla fine del girone. Ma lui se l'ha già detto, io l'ho confermato. Ma la sai la verità dove sta? La verità sta questa, perché bisogna dirla ai telespettatori. Perché prima si è fatto la disamina, siamo in linea, mi pare si concordi tutto, con i punti, con Pirlo. Sai dove sta la problematica? La problematica sta che a Firenze alcuni hanno soffiato sul pallone, sai quando si gonfia continuamente, perché pensavano nella loro testa che con 2 o 3 acquisti mediocri, buoni giocatori, nulla del Chelsea, che avevano comprato Maradona, Pelé, Jair, questa gente lì, perché questo, no, perché questo è, Giorgio, perché se non diciamo la verità, allora si aspettava. Sergio ha capito tutto. Giusto? Parlavo, è un discorso però, tra me, però, allora, no, scusa Michele, perché la verità è questa, che mentre c'è chi stava con piedi per terra dicendo sì, se vediamo noi acquisti, stiamo di là, e commisso di questo, mi pare lo certifichi, e mentre c'era a Firenze che aveva comprato Amrabat, bravo, pronunciato bene stasera, Guame, poi come si chiama quell'altro che hanno mandato via alla Spezia, che sembrava un fenomeno, dicevano questo è il nuovo Maradona, c'era chi scriveva il nuovo Baggio, io se volete faccio tutte prendiamo le trasmissioni, e tutto questo fino poi cosa comporta dei tifosi, dice come abbiamo uno squadrone quasi da andare in Champions, c'era gente che diceva siamo lì fra la Coppa UEFA e andare in Champions. Poi capisci questa roba lì, no. Scatena questo malumore. Una cosa che incide allora, molto, molto probabilmente. Non l'ha mai detta nessuno. Scusami, una cosa che incide molto probabilmente è quello che la Fiorentina non ha una punta da è lì doppia che non cifra, sei inciso. Perché anche io ieri ho guardato un pochino la partita. Non hai mai la sensazione quando hai la palla davanti, lì. Anche se ha se lo stesso Ribéry. Scusa Pino, io ti vorrei ricordare che qui quando Vlahović ci ha fatto un gol, uno. E l'hanno definito il nuovo Van Basten, l'ha fatta niente. Ma come no? Giorgio, perché se no qua vedi ora io fa una cosa, tu mi porti tutte le registrazioni, tutte di quelle che dico così. Momenti. Perché se no non è possibile che sa. Ma chi? Ora va a finire che questo vino non lo conosce nessuno. 40-50 milioni dopo un gol, quanto avevo detto. Giorgio, mi conta. 45. E allora, dai, per favore. Scusa, io mi sono rifatto un pochino gli occhi ora alle ultime partite. Del Milan, ma comunque le ultime indescrizioni, gli ultimi anni avevo la sensazione mercato, davanti parlano, di non averci mai nessuno, perché la palla, cioè, tant'è vero che nessuno si è più voluto mettere la maglia al numero 9, e dice che dopo Inzaghi non abbiamo avuto più un nemmeno certo Ibra ha sfidato, è rimasto indietro. Veramente no, avevo quella sensazione che se la palla non gliela dai al centravanti è inutile anche che andarsela a prendere ogni tanto. Sì, fa un po' di lavoro, perché se no se ti aspetti sempre se la servano soprattutto lì, soprattutto nel calcio moderno. Assolutamente. Dicevi, no, dicevo, in discussione di mercato riparlavano di Milik, no? Perché sì, c'è stato l'incontro tra l'operatore di mercato e l'agente e la società stessa del Napoli, perché sappiamo insomma è scontro diretto, no? Tra le per due gennaio, per gennaio, e pare insomma si sia un po' aperta la sfera, diciamo, fiorentina di Milik. Milik è più giusto per Prandelli o per Iachini? Ma insomma lui è parecchio fase offensiva, non lo so, per Iachini... Ottimo, una torre in aria per Iachini, per quel gioco di Iachini contro piede, palla lunga, lui ti porta la palla, te la regge, e secondo me sarebbe perfetto. Secondo me potrebbe aprire quella porta perfetto. In questo momento è in attacco è più un acquisto manca. Per Iachini o più un acquisto per Prandelli, Mich? Milik è un bel pezzo. Sì. Quindi va bene per tutte e due, certamente. Ah, la classica risposta senza prendere Gabriele. Ci siamo. Tu a lui non gli tiri nemmeno una rapa. Ha detto che arriva. No, guarda, perché se tu dai la risposta per l'uno o per l'altro, significa che l'altro non lo vorrebbe o non sarebbe adatto, no, a lui. È più adatto per il gioco di Iachini o di Prandelli. Io direi Montella, figurati. È un signor giocatore che negli anni in cui a Napoli è stato bene... ha fatto discretamente, quindi sarebbe un giocatore da prendere, che sia Iachini o che sia Prandelli. Certamente il gioco di Prandelli, visto Prandelli Prima Repubblica a Firenze, è un gioco che favoriva per esempio i tanti gol di un certo Luca Toni, non so se vi ricordate, vi dice qualche Luca cosa. Toni Pepperoni. Quindi, scusa, se c'è Luca Toni, siamo già andiamo poi, in pubblicità. Poi lo chiamo, perché uno non può dire Luca Toni insieme a un giocatore a Milik. Luca Toni
Allora lui mi ha chiesto vai, Giovanni, chi è più vicino come caratteristiche. Qualche mese fa, prima che tutta l'emergenza venisse fuori con questa importanza, in Toscana solo il 20% delle imprese avevano la cosiddetta maturità digitale, cioè avevano la consapevolezza della potenzialità degli strumenti digitali. In pochi mesi è cambiato completamente il quadro. Come Camera di Commercio, per accelerare ancora di più questo fenomeno, per sensibilizzare le imprese a questo grande fattore di competitività aziendale che è il digitale, abbiamo avviato un servizio di assistenza, di consulenza gratuita, di un'ampia gamma di servizi di assistenza che il servizio PID.impresa digitale della Camera di Commercio fornisce, anche tanta attività formativa. Proprio in questi giorni stiamo partendo con una serie di seminari, continueremo nelle prossime settimane con ulteriori seminari, anch'essi gratuiti, aperti a tutte le imprese che vogliono mettersi in linea con i dettami del 4.0. Il nostro consiglio è utilizzare purtroppo questo momento particolare di grande emergenza per allinearsi a il digitale al 4.0, perché questo sarà un fattore di grande competitività non appena ci sarà la ripartenza. Gestire il passaggio generazionale in azienda, il tema sarà affrontato in un seminario online giovedì 26 novembre alle 14, organizzato dalla Camera di Commercio di Firenze in collaborazione con la Fondazione Forense e la Fondazione dei Dottori Commercialisti di Firenze. Un appuntamento per approfondire le problematiche della successione aziendale e dell'Istituto del Patto di Famiglia. Il progetto Export Hub di Promo Firenze, martedì 10 novembre, negli Stati Uniti, dalle 16 alle 17.30, seminario gratuito di avvicinamento al mercato americano del food and wine, i canali di distribuzione, la normativa, le raccomandazioni degli esperti. La Camera di Commercio di Firenze e la sezione regionale toscana dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali hanno avviato il progetto Bonifiche, una serie di appuntamenti formativi che partono il prossimo 12 novembre con un webinar gratuito di 4 ore di Firenze e la possibilità in via sperimentale di una consulenza gratuita personalizzata dello staff del punto impresa digitale. Selemakers. Ah. Eccoci qua, inizio secondo tempo di Milan Verona 2-1, fuori Selemakers, dentro Ante Rebic. Gioca 4-3. Prego? Gioca con tre punte davanti. Gioca con tre punte, Çalhanoğlu alle spalle, tutti all'attacco, avanti Savoia. Avanti Savoia. Allora, perché è anche Rebic, bene ogni tanto tirare... C'è novità sul, vuoi dire, sui convocati della nazionale? Dopo, perché, dopo. Prima voglio restare un attimo ancora per un secondo sulla Fiorentina, sì. Perché vorrei, in attesa di notizie ufficiali, Gabriele correggimi, l'unica notizia ufficiale è che fino a martedì è tutto fermo. Esatto, sì, fino comunque ci sono queste 48 ore che comunque insomma serviranno a sciogliere tutti i dubbi, vedremo insomma se e quale sarà la scelta, ecco perché. A oggi. E noi è tutto il pomeriggio che facciamo ogni ora l'aggiornamento del borsino, no? Del borsino di Chini. Siamo arrivati al... Siamo partiti alle 2:30, 50... Fino a dicembre non lo cambiano. Certo. Siamo partiti al 50%. A ora sono le 21:49, sì. Così poi ci preoccupiamo, sì, di un altro bel argomento che credo vi farà discutere sui tamponi. Sì. Avessi detto.
vorrei chiudere per un momento il discorso Fiorentina dicendo: a oggi il Borsino è per te 60-40, 51-49, parto da te perché mi sembri quello 75-25. Più... Ammazzala così, sì, tanto. 75 resta, 75 resta. 25 resta. 25. Sì, ma perché io non... Perché, scusa Giorgio, ti rubo 15 secondi. Perché non avrebbe logica. Sei in linea con quello che ti chiedi, magari hai un punto in meno, ma ti ripeto, vinci la prossima e ti trovi di là. E io non capisco perché dovrebbe buttare via soldi. Poi dice uno... Mi piace più palleggi, più... E vai al circo. Almeno salute al circo. E il calcio è così. Con Angelo io. 75-25 anche tu? Cioè, secondo me per il momento non lo cambiano, no. Michel? 50-50. Pino, sì. Dammi una percentuale. Io con Angelo. Prevedo quasi quindi assolutamente... Sono sul 70-80% che non lo cambiano. Gabri? Non è il momento, anche con la sono costa. Controcorrente allora. 65-35, 65 cambio. Cioè, in altri momenti si approfittava della sosta, no? Ma in questa sosta ti vanno al di là che la Fiorentina è in bolla, ma non c'è. Deve durare intanto per 15 giorni. Cioè, ti partono i più, non ti possono partire per la nazionale. Non va via nessuno, Ma io perché ho letto che con l'ASL ha impedito gli spostamenti di Fiorentina, Inter, Roma, Genoa e Sassuolo. Però tutti ho letto nazionali, anche se ce ne sono di queste ho società, letto anche fermi. Che se il trasporto verrà fatto con è aereo vero, privato no. Se il trasporto verrà fatto in accordo con le ASL competenti territoriali e a seconda, sì. Tant'è vero che l'omino loro è Ronaldo, quello Ronaldo. Che è in crisi, sì, quello che è in crisi. Ronaldo è partito per andare in Portogallo nonostante abbia una caviglia con l'aereo ambulanza. Ma non è in bolla Ronaldo? No. Ora non è in bolla. No. Era l'altra volta. No, comunque Angelo, il mio ragionamento è semplice, che secondo insomma che quanto appreso dalla nostra redazione, da fiorentinanews.com, insomma Prandelli, è vero che il ragionamento di Commisso è non spendo a caso, è giusto, però Prandelli probabilmente costerebbe veramente una cifra veramente bassissima. Io ti posso dire cosa penso di Prandelli, così non sono stato zitto, non ho detto, sono solo gli amici intorno a Prandelli che soffrano questa roba, non esiste questa. Questa è la mia impressione, che concordo, sono i soliti. Esiste la piazza che lancia la cosa. No, questo no, Angelo, questo te lo smentisco. Vabbè, lo vedremo. E anche la società che non ha smentito. Gabriele, la verità. Non ha smentito. È sempre stato così, dai, via la gelosia. Io so, insomma, dico... Si sa quanto Prandelli sia importante per la piazza fiorentina ed ha un nutrito gruppo di estimatori all'interno della stampa fiorentina l'hanno sempre sponsorizzato. Questo è un dato di fatto. Ecco, no, ma quello non solo della stampa. Però che ci non sono solo no della ma che stampa, ci sono stati la piazza totale, ma per cioè per l'amor di Dio, perché Prandelli è un uomo che si è fatto ben volere a Firenze, ma la tra cui tragedia umana con la moglie e la moglie tutto quanto, cioè è un uomo di altissimo livello, non soltanto scusami, a livello c'è una cosa per te che ma... mi fa ridere tantissimo però cosa? No, la leggi io no. Io? No, per Misci. Ah, per Misci. Non soltanto a livello umano, ma anche a livello lavorativo. Però detto questo, c'è una grande sponsorizzazione da parte della piazza fiorentina. Questo è indubbio. No, questo è indubbio. Da sempre. Però che ci siano dei contatti e che lui sia veramente, cioè, in pole position in caso di cambio è... Allora, io sti contatti l'hanno detti, però, cioè, voglio dire, finché non vedo, non credo, scusate. Poi, come dicevamo prima, la Fiorentina ha smentito Sarri, guarda, ha smentito se ti devo dare una percentuale, non ha mai smentito con Lucia. Che anche se non condivido, prima l'ha detto, non diritto, ma se c'è un cambio, la percentuale che do più alta, se tu mi chiedi, dammi la percentuale eventualmente in campo, Montella. Però Angelo, sono d'accordo con te, è stato fatto... Perché i soldi Commisso prima di andare via, o le leggete le cose, oppure leggete quello che vi pare a voi, Angelo, il resto... Allora, io perché d'accordo. Guarda, c'è anche questo, che uno legge... Commisso ha fatto un'analisi, ha detto, col Covid ho rimesso 30 milioni. L'avete sentito? Sì, voglia. Gli incassi, perché si salvano. E aggiungo, le società di calcio si salvano grazie alle TV, ai diritti televisivi. Angelo, io sono d'accordo, però. No, allora... sono d'accordo, ma allora io ti faccio la domanda. Allora, nella giornata di ieri, ma tu vuoi soldi degli altri? Vorresti fare l'imprenditore soldi degli altri? No, ma quello è stato fatto un comunicato. Bravo, ma non si può dire. Sbaglia il Verona, il gol del 3-1, mantra calcistico, gol sbagliato, gol subito. Per smentire delle voci. Mentre io arrivo, Gabriele. Ma che senso, cioè in questo momento si vuole mandare via Chini per 70% perché lo vuole la piazza? No è 30%. È qui che mi permetto ma di dubitare. Secondo voi la piazza è il ritorno di Montella, come lo vede? Cioè, no e allora la piazza rivede bene solo il ritorno di Prandelli.
allora ti sto Prandelli, dicendo perché non ce n'è altri o la soluzione Prandelli o la soluzione interna mettendo Aquilani o sì, chi c'è alla primavera e arrivi in fondo all'anno e fai un programma diverso. Perché vabbè, sinceramente Gabri torna su quello che stavi dicendo. No, stavo dicendo che è stato fatto un comunicato per smentire 2-2 l'ha visto in Milan? Annullato per fuorigioco o per fallo. Vai Gabri. È stato fatto, Angelo, un comunicato per smentire la voce che era circolata tramite un portale che parla di Fiorentina, che appunto Barone aveva chiesto a Iachini di dimettersi. E questa è stata smentita dalla Fiorentina ieri l'altro. Perché la Fiorentina tra le righe non ha scritto Iachini è il nostro allenatore, cosa che ha già fatto in passato? Perché questo non l'hanno scritto? Scusa, però... Ma già che te lo smentisce... Scusami, ti voglio far notare che io l'ho vista l'intervista di Iachini, mi pare l'avete vista anche voi, lui ha anche aggiunto, io non solo nessuno me l'ha chiesto in società, ma addirittura ha detto, ha avuto la telefonata del Presidente, sì, se sì. No... Dove, sì, Giorgio, Angelo, Iachini ha anche detto che Chiesa Chiesa andava alla Juventus. Però, insomma, abbiate pazienza. Allora, una cosa hai sentito dire e tu giustamente poni una questione che è intelligente perché ci fa discutere, ma perché non ha smentito? Una cosa sono le affermazioni precise dell'allenatore, che sono quello sentito, Angelo, dire qua a Firenze ha ragione Lucia, Iachini, ti parla di quello e non sono poi cose vere. Io questa cosa che la società gli ha chiesto di dimettersi, Iachini l'ha smentita. Io devo stare a quello che ha smentito pubblicamente, ho sentito con le mie orecchie, come hanno sentito tutti, dove Iachini ha detto nessuna bugia perché nessuno mi ha chiesto questa roba, anzi il Presidente... Sì, ma quello è vero, ma la società... Gabriele fa un discorso... Sì, l'ho capito. Se smentiscono questa cosa... Se lo smentisci vuol dire che gli stavo chiesto. No. Vuol dire che stavo chiesto. Se smentiscono questa cosa, che è un'affermazione giornalistica... Sì. Perché non smentiscono o confermano le altre cose che sono sempre affermazioni giornalistiche? Quali sono quelle di che hanno chiesto? Prandelli e compagnia. Angelo, prendere in considerazione. Angelo, l'hanno fatto in passato, hanno smentito De Rossi. Ma scusa, quella di De Rossi l'hanno fatta arrabbiare con Misso che l'aveva fatta, l'hanno tirata fuori e lui perché De Rossi l'avrebbe portato in fondo come la Juve ha fatto con Pirlo, che mentre alla Juve e l'Agnelli andava là e ha detto, oh, qui comando io e Pirlo, punto. Arrangiatevi e tutti zitti. Corretto. Lui era in America, gliel'hanno qualcuno sgamata sì, anche sì. Lì. Secondo Sky, me, se vuoi sapere la mia impressione, sempre sommessamente, che la verità non ce l'abbiamo, noi facciamo opinioni, può piacere o meno, come dico io, non abbiamo. Secondo me è arrabbiato con qualcuno della società, perché qualcuno con amici giornalisti, quelli che sì, no, sì. Gli hanno fatto uscire questa roba e Commisso si è arrabbiato. Va bene, Giorgio? Perché la penso così, perché se no, e lì ha dovuto farlo. Ma su Prandelli e quell'altro, guarda, tu non mi vedi le grandi società quando scrivono continuamente, non ti scamare, parlano poche volte, perché io non ho bisogno di smentire. Esatto. Nel momento che smentisco e scrivo a livello giornalista, e tu fai questo mestiere, vuol dire che affermi che c'è una verità. Io non ho bisogno di farlo. Corretto. L'ha fatto l'allenatore, perché l'allenatore sì, perché a lui hanno fatto la domanda e lui ha detto no. Ma l'ha fatta anche Pradè a fine partita sì, allora. Appunto, però nessuno hanno diritto, perché nel momento che smentisci stai attento, Vuol dire che c'è una mezza verità. No, perciò vero. Se mi permetti, per adesso la questione è molto coerente e molto chiara. Tutti i chiacchiericci. Poi anch'io avrei voluto, che ne so... andare a cena con Monica Bellucci. Bah, per dire, no, per fare però un non esempio. Frequenti il mondo del cinema, quindi non puoi andare. Non con posso Monica andare, Bellucci. Faccio un esempio. Capisci? Allora il mondo è così. I tifosi cosa fanno? Hanno bisogno di quelle... tu lì per fare notizia, poi oggi i giornali, parliamoci chiaro. Sui siti voi soprattutto ora per 15 giorni le bagagli bravo c'è non c'è nemmeno le partite cosa bisogna fare chiacchiericci continui no perché è così Michel no sì, sennò però, la gente... però te prima l'hai detto una cosa ma adesso sì, ti smentisci no, cioè perché? Nel senso queste sono notizie che da qualche fonte interna sì, alla società ma vengano fuori sì, certo. E quando vengano fuori da fonte interna alla società io, sono notizie presumibilmente però se Iachini ti dice se Iachini ti dice anzi molte volte lo sai cosa sono sono sassi buttati in piccione sì. Per vedere che effetto bene. Fa anche i nomi dei possibili allenatori del futuro. Vediamo che, certo. Che effetto fa. Ma io mi sono riferito proponendo Michele, alla domanda pallino, su Iachini. Siccome Iachini è andato in conferenza stampa e ha detto non solo mi è stato chiesto, sì. Ma aggiungo sono stato una telefonata di Commisso che mi ha detto mi ha confortato, vai avanti, tranquillità. E voglio dire, io poi dico quello, questo l'ha detto, quell'altro lo sento dire. Io oggi mi devo attenere a quello che ha detto. No, lui l'ha detto, me l'ha detto in conferenza stampa ai giornalisti. Ma te provieni dal mondo politico. No, lo so, capito. Dove c'erano bugie a sfare.
E sì. Tu credi che il calcio sia inferiore al mondo politico per quanto riguarda l'espressione di bugie? Non so, qui sono d'accordo. Quando Michelin si è sposato, la risposta alla domanda del prete è stata sì, lo voglio, oppure ha detto ma vediamo, bisogna considerare, non è detto. Quello perché c'eri te testimone. No, c'è scritto lì. Ho letto un messaggio. Pensavo che fosse perché no, non mi permetterei mai. Ho letto un messaggio. Credo che abbia detto sì, lo voglio, no? Non lo so, chiederò a mia moglie. Sarà solo il campo a poter dire è di vero. Sì. Solo la Chiesa che sarà nel caso, la Cassazione del diritto matrimoniale. Noi ci giochiamo. Ecco, anche perché sennò ricordiamo sì, sempre che siamo consapevolissimi che comunque parliamo di pallone, alias di 22 in mutande che corrono dietro. Poi l'ha anche detto Lucia, ora per 15 giorni... Che vuoi per tenere la gente più certo. Sono curioso di vedere quali saranno gli argomenti perché che tratteremo domenica prossima, ma sicuramente ce ne saranno. Ma tu credi da qui a martedì succeda qualcosa? Io sono d'accordo con te, Iachini resta. Per cui ci sarà da discutere su che cosa deve che fare cosa per far succede, cambiare le cose, certo. Se deve cambiare modulo. Finché è garantito dai risultati. Iachini resta. E allora ieri è garantito. Il punto è vedere. Allora ieri è garantito. Se no, i risultati ieri. Oh, l'ho detto prima, risultati e prestazioni decose. Ecco, due cose insieme evidente. Non le puoi avere. No, perché se lui si fa un punto a partita. Però anche lì, perché sennò che sia a casa, io devo provocare, ragazzi. Vabbè. Ma perché? Scusa, questo Parma la domenica prima è andato a San Siro con l'Inter, ha fatto 2-2. Non è che avete pareggiato con Cicirinella o con Peppe Di Vallero. O con Peppe Di Vallero non avevo tanto domenica, non lo citavo, va bene Giorgio? Avete pareggiato col Parma che è andato a San Siro e ti vorrei ricordare che vinceva a San Siro. Ma ieri... Allora vedi, torno alla mia domanda. Nella sua testa Giorgio Lucia che era uno squadrone. Ecco dove sta il problema. E questo è il problema. Io lo voglio tirare fuori. Perché nella tua testa tu c'hai uno squadrone. Tu la domenica prima il Parma ha pareggiato a San Siro, dove ha messo sotto l'Inter e ha pareggiato l'Inter all'ultimo. O sbaglio, Giorgio? Tu sei andato a Parma a giocare con una squadra che forse in questo momento ha. Ieri ha giocato malissimo. Sì, come. Ma certo, perché anche lì, Lucia, scusami. Solo una società pazza può fare quello che ha fatto. Aveva un allenatore che per 2 anni l'ha portato ai limiti. L'ha mandato via per prendere uno. No, scusa, per prendere uno che si vede non c'è logica, no? E allora tu hai pareggiato a Parma, secondo me, con una ottima squadra che la domenica prima ha messo alle corde. Ma l'hai visto mangiare per Parma ieri o no? Ha giocato con quelle che... Sai, tu ti metti a specchio con la Fiorentina. Ieri giocavamo a specchio, Giorgio. Uguale. Giocavamo a specchio, l'azione. E quando tu giochi a specchio e non vuoi perdere anche da quell'altra parte, normalmente... Oh, parliamoci, e gli è andato bene a tutte e due. Oh, brava Lucia. A specchio si fa così. Si cerca di non prenderli, no? Nessuno si poteva permettere di perdere. Andava bene alla Fiorentina, andava bene al Parma. Ma tutta sta tragedia, perché sennò veramente vi provo. Allora voi pensate, siete anche un po' bugiardi, perché dite una cosa, tranne Lucia che invece è coerente, io lo devo sottolineare. No, io dico una cosa, c'è un problema nella Fiorentina. Che voi avete uno squadrone, e non avete il coraggio di dirlo, non avete uno squadrone, smettetela. Ma qual è il coraggio? Ma chi è che dice... No, perché se tu mi dici a Parma ha detto bene Lucia. Ma qual è lo squadrone? Ma chi l'ha detto? Guarda, te lo dice Lucia. Ma chi lo dice? Il problema reale della Fiorentina è l'attacco, punto, ragazzi. Non se ci si gira intorno. L'attacco. È tutto lì. Vlahovic non va, Cusrone non va. E non si legge, si gira tutto intorno. È lì il discorso. Non hanno voluto prendere una punta, non hanno voluto investire. È la realtà, Giorgio. È vero, non c'è tante possibilità in giro di poter spendere, eccetera, eccetera. Vediamo però, se a gennaio Milik può essere una strada. Potrebbe essere una strada, magari che ne sai, non è potuto arrivare adesso, arriverà con calma, magari a gennaio, però è lì, il discorso a Fiorentina è lì, perché di fatto poi in difesa, centrocampo ci si può abbassare. Capito, Se tu segni qualche gol in più, sistemi 96.524 esatto. Prego, dottor Gabriele, mi pare che tu stasera stia riposando, No, Giorgio, in realtà, guarda, ci tenevo anch'io a ringraziarvi, insomma, perché comunque stasera anche qua ai messaggi siete meravigliosamente ingestibili, ecco, questo meravigliosamente ingestibili. Ci scrivono, ma come si fa a vincere con il gioco espresso di Parma? La Fiorentina, questo ce lo scrive Chisito da Firenze, la Fiorentina non ha detto
posto, ma con Iachini in panchina rischiamo la retrocessione. No, e poi ancora no. Questa per te, Angelo, la retrocessione. Questa è una risposta per te, invece la squadra è molto più forte dei risultati che ha, non si può vedere e non si può vedere quando gioca. Vedi un po' anche nelle parole di Iachini quando dice io dalla quarta posizione, quart'ultima posizione, vi ho portato alla decima e non siete riusciti. E c'ha ragione, scusate. Se si aspetta riconoscenza dal mondo del calcio, lui uomo di calcio. Lucia, ma vedi che quello che dico poi, come ha scritto quel telespettatore, l'ha letta ora lui, l'ha sentito? Sì. Dice, no, secondo lui è molto più forte, perché quello che vede, perché la gente pensa che sia molto, molto più forte. Invece, come dice Commisso, e lo dice anche gli altri, è una squadra un po' più forte dell'anno scorso e sicuramente da quell'altra parte la classifica può andare. Ma senza esagerare, capisci? Io credo, Michel, vediamo se questa proposta di lettura ti piace. Io credo che da una parte l'ambiente fiorentina sia stato sollecitato in modo corposo dal ritrovato entusiasmo che Commisso ha portato. Esatto. No? E che questo entusiasmo sia stato forse un po' troppo spostato sulle aspettative sportive. Ma non è colpa di nessuno. Una domanda, è il mio mantra. Si poteva fare qualche dichiarazione di meno e si poteva avere qualche fischio in più sotto certi punti di vista. E qui potrebbe aprire il libro del non c'è nessuno che consiglia a Commisso come muoversi, non c'è nessuno che dice a Commisso chi avere attorno e chi no, eccetera, 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 eccetera. Da qui discende tutto il resto, perché il tifoso probabilmente sull'onda emozionale di è arrivato uno, chiacchiera, vogliamo questo e questo, pensava che automaticamente ci fossero denari da prendere e da buttare dentro per comprare Messi, Maradona e Platini. Ti rendi conto che è la tesi che io da 10 settimane sto tirando? Ma sono sbagliate le aspettative. Sbagliate le aspettative. E aggiungo però le aspettative era di quella folla che, come ho detto prima, avevo ma ha sbagliato la folla. Ha sbagliato la folla perché perché a questa folla è stata data un'informazione sbagliata. Ho capito, però arriva questo. Che si presenta, come giustamente è, il quinto imprenditore americano che ha un giro di affari incredibili. È chiaro che la folla butta soldi nel calcio, ragazzi. Reduce dagli ultimi anni brutti della gestione precedente, però fatemi finire, la folla si immagina chissà che cosa. Poi è chiaro che la proprietà invece, dopo un po' di tempo, ha chiarito le cose e siamo arrivati al famoso... Ma la folla Tra l'altro c'è da considerare che la folla non ha considerato nella maniera dovuta, a mio avviso, l'importanza dei progetti del centro sportivo, del progetto dello stadio. Se tu fai questo discorso, chiedi a un tifoso della Fiorentina, preferisce stare senza stadio con il fico sulla Fiesole Giorgio, stai deviando, poi do la parola a Lucia. Abbiamo pazienza, perché l'anno scorso quando la Fiorentina aveva si vantavano che aveva la migliore difesa del campionato. Sì. Che faceva un gioco spettacolare, che aveva messo sotto tutto. Ma chi la diceva? Gioco spettacolare. Perché, scusa, fammi capire, Giorgio. L'anno scorso, nelle ultime partite, dopo che abbiamo cominciato, la Fiorentina giocava bene o no? Ma dai. Giocava bene, la gente era contenta. 2-2. No, l'ha sbagliato. Scusa, la gente, tu gli porti male, da Pino lo fa sentire male. Dici 2-2 e quello si sente male. È per già, favore. È già il secondo. Pino, se no mi tocca chiamare il male. Scusa, Lucia, invece lo dottor Lomini. Ma giocava bene. Si era trovato dei risultati. Era contenta la gente, aveva la miglior difesa o meno. Ora ha cambiato. Se fosse contenta, hai ragione. Quest'anno ha cambiato 5 giocatori da Fiorentina. Sì. Vuol dire che i sistemi di Iachini ancora li devono cercare di memorizzare bene. C'è stato poi qualche problema, vedi, Ribéry si è fatto male. Rigore per il Milan. Noi possiamo discutere di tutto, ma non possiamo sicuramente subito buttare via. Aspettiamo. Vediamo. Assolutamente sì, è quello che sto dicendo a due. Perché ore. Quando dicono si gioca male, vogliamo vedere giocare bene. Giocare bene. Scusa Lucia, è possibile vedere giocare la Fiorentina sicuramente meglio? Perché l'anno scorso, dopo il lockout, aveva fatto la miglior difesa, aveva vinto delle belle partite, c'era anche un bel gioco. Allora aspettiamo un attimo, lo dico anche ai telespettatori che ci scrivono, speriamo un gioco un po' migliore, qualche punto in più. Arriveranno. Stai ritornando sul nulla, l'abbiamo detto. Come stai ritornando sul nulla? Fammi capire, sei te che può mandare Iachini via. Ibrahimovic per il 2-2 sul disco del rigore, siamo al 65? Sì, sì. Al 65esimo. Pino si sente meglio. Pino, questo è il 2-2 che ti rimette
in linea di galleggiamento sui fottoni di Pioli, no, ha sbagliato il rigore Ibrahimovic. Lui te la gufa, io te lo dico, te la gufa. Altra volta ha preso la traversa, stavolta fuori. No, e te la gufa, io te lo dico, Rigore nettissimo, secondo rigore, altissimo, bruttissimo. Secondo rigore sbagliato da un fuoriclasse. Ha sbagliato De Bruyne. E ora si dovrebbe incazzare con se stesso tanto quanto si è incazzato quando lo hanno sostituito contro il Lille. Senti, Verona e Milan gli porta sempre male. Ognuno deve fare il suo. Sarà perso anche lo scudetto il Verona. Te lo ricordi? Però il Verona gli porta male. Se fosse un po' intelligente, ma fatal Verona. Cederebbe un pochino il. Comunque volevo dire che al netto di quello che è stata comunque questa settimana piuttosto negativa per la Fiorentina, perché la positività di Calleonda ha sconvolto tutto quello che era un cambiamento a livello di modulo di gioco che Iachini aveva imposto in questa settimana, e quindi il fatto comunque che questo abbia buttato tra virgolette di fuori quella che era una programmazione. Quindi aspettiamo, magari c'è anche ragione Iachini quando dice ci sono state delle problematiche, perché non si può dire che non è così, perché Pulgar è stato positivo per due volte al coronavirus, Ribéry. Borca Valero non è mai stato disponibile. Non è mai stato impiegato, non l'abbiamo mai. Tutti giovani, eh? Sì, tutti giovani, che però ti fanno sono magari quelli che ti possono fare la differenza. In questo momento Calleon, che dobbiamo capire quando si potrà negativizzare, quindi aspettiamo magari di vedere quale sarà il nuovo lavoro di Beppe Iachini, ecco, che potrà dare dei risultati. Ecco perché probabilmente così ragiona anche Commisso. Esatto. E dice, tanto mandarlo via sono sempre in tempo, no? Certo, vediamolo intanto con degli interpreti, che fino ad adesso non siamo riusciti ancora a vedere in maniera adeguata. Torno un attimo alla notizia. Vai. Se le voci sono queste, sembrerebbe che rispetto a tempi passati, rispetto per esempio ai primi momenti in cui il Commisso negava assolutamente la volontà di cambiare Montella con Iachini, se la voce è questa, adesso... Dalla società non è uscito un fiato su questo discorso. Sì, ma Commisso probabilmente... La storia delle 48 ore è uscita da Marco Basile dall'America, che ha detto... La Fiorentina si prende 48 ore, dalla società zero. Chiaro. Però, stando a queste voci, probabilmente la posizione di Commisso relativamente a un possibile cambio di allenatore è più morbida di quanto non lo fosse lo stesso Commisso per il caso Montella. Gli piace a lui pensare così. No. Questo è il suo pensiero. Tra l'altro Marco Basile, che l'altro giorno è una radio locale, probabilmente più morto, perché l'ha detto, se Iachini ha detto il presidente mi ha dato la sua fiducia, mi ha conferma e la società me l'ha chiesto, tu allora invece ti piace, perché te nella tua testa ci sono tuoi amici che dicono vai in televisione e di che bisogna cambiare le perché mi abbiamo senso, e tutta la sera discutiamo su questo, e tu ora mi vieni fuori di forse ma dai il tuo giornalista preferito, vai ex. Allora, siamo alle 22:15, siamo al 70esimo, mancano 20 minuti. Ibra Cadabra ha sbagliato un rigore per il Cadabra. Ibra Cadabra è il terzo rigore. Sì, però Giorgio, io opino stasera. Colpo in capo. Lo vedo in apnea stasera. Come? Ma te, pensa alla tua Juventus. Che ora poi ci arriviamo. Io cerco di aiutarti, Pino. Che ora poi ci arriviamo. C'è una bella domanda. Mi devi aiutare. Una bella notizia? No, una bella domanda da parte di un nostro telespettatore che ci scrive: secondo voi, dalle dichiarazioni post partita, i calciatori sono con Iachini? Cosa ne pensate? Dopo la pubblicità rispondete. Dopo la pubblicità, perché questa volta voglio essere puntuale. Con calma, Giovanni, arriviamo. Sentito un rumore strano in garage. Una capsula al giorno di Prostamol contribuisce a favorire la normale funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Prostamol, non hai più scuse. Da oggi, anche nella confezione da 60 capsule. Andrea, ti vedo felice. Cosa è successo? Sì, sono felicissimo e sereno. Finalmente ho risolto tutti i miei problemi di liquidità. Accidenti, hai ereditato? No, meglio. Hai fatto fortuna. Ma che... Ho fatto 13! Hai fatto 13? Ho fatto 13 con Credici! Finanziamenti a dipendenti e pensionati. Ho fatto 13 con Credici. Fallo anche tu! Organico. Plastica, lattine e vetro. Carta e cartone. Fai la raccolta differenziata. Falla bene, per te, per l'ambiente. Sei toscana.it
La sostenibilità è l'orizzonte che ci guida indicandoci la direzione. Per noi di Estra significa essere presenti sul territorio con l'energia delle nostre persone e lavorare al fianco di clienti e fornitori nel rispetto dell'ambiente. Significa vicinanza alle comunità di oggi con uno sguardo rivolto alle generazioni di domani, perché è nel futuro che da sempre troviamo il senso del nostro agire presente. Da Paola e Elena, amici cuccioli, i cuccioli di Barboncino, teneri, dolcissimi, barboncini rosso fulvo, neri, miele, bianco, albicocca, cioccolato, champagne e grigi, i cuccioli di Barboncino, compagni delle tue giornate. Da Paola e Elena, a Stabia, Firenze. Oggi siamo noi. Raccontiamo la storia del nostro eroe. Oggi parte da un amore, dal credere in qualcosa in grado di unire tante realtà. Un marchio d'abbigliamento, una scelta coraggiosa, basata su principi e un grande sogno. Oggi per noi ha un significato molto importante e la nostra volontà è di poterla condividere con voi. Queste per noi le azioni che fanno crescere. Fondata nel 1884, Banca Cambiano, oggi SPA, resta il luogo dove le persone e i loro progetti familiari o professionali sono i veri protagonisti. Per crescere, creare valore ed essere riferimento di affidabilità ed efficienza. Banca Cambiano 1884, società per azioni. www.bancacambiano.it. Studi medici Aesthetic Medical Care. Nuova sede in via Udine 56, con ampio parcheggio al piano superiore. Nuovi servizi: gastroscopia da 98 euro, colonscopia da 120 euro, TAC da 90 euro, mammografia da 80 euro, risonanza magnetica alto campo 1,5 Tesla da 110 euro. Radiologia attiva anche sabato e domenica, aperti 7 giorni su 7. Aesthetic Medical Care, ogni giorno al tuo fianco. Allora, 18 minuti alla fine di questa partita tremebonda per il Milan a San Siro, sempre il Verona in vantaggio per 2-1 con un giocatore appena entrato che sembra diventato improvvisamente un coacerta, Garrincha e Maradona, perché un colpo di tacco a scavalcare tutta la difesa del Milan, poi contropiede veloce, mi pare che sia Meseo, qualcosa del genere si chiami. Dobbiamo rispondere però alla domanda che ci aveva girato Gabriele prima della pubblicità. Parto da Pino per estrapolarlo un secondo dalla partita. Da quello che puoi capire, che hai visto, che senti, secondo te la squadra è con Iachini? Sì, no. Non ci sono caselline terze? Sì, no. Terzium non dato. Diciamo che la squadra non mi sembra, più che altro non ci vedo quella fame di... Sì, di, no. Di no. Sì, no. Prenderei per il Nino al solito. No, si può. Come... Sì, no. Beh, direi, se dovessi dire sì e no, direi di sì, perché sì, no, beh, sarebbe ancora... Bravo, mi piace la tua onestà intellettuale. Angelo? Ma totalmente con Iachini, è che non può fare diversamente, i loro limiti sono quelli e Iachini sta portando, perché se non c'è l'attaccante, come ha detto Lucia, non è colpa di nessuno, gli altri stanno da fare, ma i giocatori sono con Iachini. Sì, no, Lucia? No, per me sì, sono con la squadra, cioè sono con Iachini. Diamo tempo a Michel di sistemarsi. Gabriele, sì o no? Secondo me no. Non sei magari sei in costante contrapposizione. Sì, anche sei lui ha notizie nascoste. No, in realtà no. Credo che comunque, magari non tutti, no. Cioè magari qualcuno è con lui, tra virgolette, però penso che la maggior parte non sia con lui. A me viene in mente Castrovilli, che comunque è da tempo anche che non... Magari anche per condizioni fisiche. Ma Castrovilli è cresciuto, ovviamente, perdonami. Quindi, cioè, mi sembra tu dica... Ma piuttosto Ribéry. Ribéry che sì, ma lì è dato anche dalla condizione del giocatore. No, francamente io credo anche che abbia sviluppato delle caratteristiche interessanti. Per esempio su Castrovilli mi sembra abbia fatto un buon passo avanti. No, io non lo vedo la squadra contro di lui, anche perché se fosse stata se fosse stata contro di lui, cioè comunque ieri perdevi. Esatto, capisci? Era la partita esatta perché loro si potessero mettere in contropposizione a te e di questo non è stato fatto, quindi non hai preso nemmeno nessun gol. Con o squadra, è con o
Io, a prescindere, credo poco a questi schieramenti nelle squadre, perché i giocatori andrebbero contro il loro interesse. Però, perché contro il loro dovendo, interesse? Per la semplice ragione che se ti fai la fama di attaccabrighe, poi dopo vieni a essere considerato un po' meno anche da parte di chi ti potrebbe offrire un posto di lavoro. Cioè, comunque, stando alle dichiarazioni pubbliche e le poche che vengono fuori da parte dei giocatori, mi sembra che come dire, il consenso su Iachini ci sia assolutamente. Quindi penso che la squadra sia... Fatto sta comunque che sono le 22:20, noi abbiamo corso tutto il... Che c'è, Pino? Cosa è successo? Arriva, eccolo lì, andale! Non entra neanche perde, con le mani, palo anche. No, sta calmo. Ma insiste il Milan, Pino. Vivi sereno, mancano 15 minuti alla fine, il Verona è ai paletti, guardate che stop di petto ha fatto lei, sembra peggio di quello che... Chi è questo? Due su Teo di piede, questa qui traversa. Gran colpo di testa di... Rigore sbagliato. Ibrahimovic che va a finire diretto sul pallone, gli girano talmente tanto Ibrahimovic da aver sbagliato il rigore che la metà basta. È pronto anche Brahim Diaz e Aughe, vedremo se entrano forse al posto di Ibrahimovic, se Pioli non vuole correre rischi di incolumità fisica, forse è bene che lo lasci dentro. Palla in area di rigore, paratona di Silvestri e la palla anche in questo caso non entra. Ora, dicevo, sono le 22:20. Abbiamo passato tutto il giorno cercando di capire come succedevano e se succedeva qualche cosa in casa fiorentina, non è successo nulla, perlomeno per domani sembra non succedere nulla. Domani giorno libero. Si va a martedì. Chiudiamo qui il libro della Fiorentina. Con la spalla. Siamo in attesa di notizie, siamo in attesa di sviluppi, cerchiamo di capire che cosa succede. Continuando però nel siamo in attesa di capire che cosa succede, chiedo a Angelo Pollina un parere. Oggi un punto guadagnato, due punti persi. No, sono due punti persi che se, quando rimani in nove poi... Come in nove, perché poi se si è fatto male Ronaldo, se si è fatto male Morata, siamo rimasti in nove. Se sono entrati Dybala e chi è? No, quelli non. E McKenny. Vabbè, quelle... Di Bernardeschi e... No, cosa? Bernardeschi è entrato all'ultimo minuto. No, è la palla che l'ha persa. Entrava Bernardeschi... Erano entrati Dybala e McKenny. Ma è entrato Bernardeschi noi si è perso la partita. Perché siamo rimasti in nove su quella palla e Dybala, che naturalmente si è scoperto anche stasera, non sta neanche bene. Quelli sono piccoli errori. Noi abbiamo asfaltato la Lazio, perché pali traverso ogni cosa, però nel calcio è così. Se non la chiudi, la Lazio ha trovato il gol, perché la Lazio oggi è stata asfaltata, presa a pallonate, però tutti i cronisti hanno detto che è la migliore Juve della stagione e che ha giocato un gran calcio oggi la Juventus. Questo è abbastanza condivisibile, perciò, nel senso, sai, che poi oggi è stata una buona Juve. La Juve ancora non ha mai perso in campionato, ci sta, voglio dire, se tu non la chiudi, ci sta di poter pareggiare. Sono sereno, tranquillo, cioè, voglio dire, mi sono divertito a vedere giocare la Juve. Ecco. Bene, ti sei arrabbiato per la storia dei tamponi o no? Beh, la storia dei tamponi è, siamo quasi una roba veramente circense. Sì, molto, supera anche circense. Perché vedi, Giorgio, poi le dichiarazioni del presidente che non voglio neanche commentare, quando dice ma se uno è positivo non è detto che sia malato, cioè voglio dire, mi sembra una roba di una follia fuori dal mondo. Io mi aspetto sanzioni. No, spiegalo no. Per bene, Angelo, perché io sono convinto che tanta gente non allora, sente parlare allora, così dei tamponi. Sono stati fatti i tamponi, quelli della Lazio, intanto da Roma l'ha mandati a Avellino. Vabbè, uno può mandare anche a New York per l'amore di Dio. Ho capito, ma... Cioè, nel senso, ma ti rendi conto? Sì, da Roma lo manda ad Avellino. Appunto, io, cioè, Lucia, ci sto proprio ragionando, dicendo, uno li manda anche a New York, non capisco perché da posto con di lasciare... Con tutti i centri medici ci sono, sono a Roma nel Lazio, li ha mandati ad Avellino. E anche via, apre, chiudo, anche via apre e chiudo parentesi. Poi li manda Avellino, quello ti dice, quelli di Roma erano stati positivi. Quelli di Avellino ti ha detto, beh, appunto, sono negativi e sono andati a giocare. Sia in Europa che... Tra l'altro, non li ha fatti giocare, così, perché però siamo partiti, e sia col Torino. Ora io dico, dopo scopri che li fai a Roma e sono positivi, e il presidente dice, no vabbè, ma uno è positivo, non è mica detto che è malato, cioè, capito? No. E poi altre considerazioni che Lucia non mi permetto di dire, perché... Non ripetiamo poi quello che ecco, ha detto Lucia. Brava Lucia, perché... brava, perché cioè, veramente è vergognoso. Veramente è io mi aspetto da parte della società una sanzione durissima verso la Lazio, ma durissima. Ma chi la deve prendere?
C'è l'ufficio indagine, Giorgio. Scusa Giorgio, guarda che una persona civile, scusa Giorgio, un civile che ha il Covid e naturalmente non rispetta le norme, rischia penale. Assolutamente. Scusa, allora tu dici che la devi prendere? No, io penso che la Federcalcio stavolta prenderà una sanzione durissima contro la Lazio. Io mi aspetto che danno la partita vinta al Torino. Una cosa la giustizia sportiva, una cosa quella. Scusami. Questa considerazione di Michele è corretta. Sono d'accordissimo che sono due cose. Però io ti sto dicendo che qui c'è. Allora, perché se non passa questa tesi, è inutile fare più tamponi. Uno dice mi fa un tampone. No, perché ognuno fa come sì, ma faccio un tampone di nascosto, dice, no, ma io sto bene. E me ne vado. Cioè giochiamo già. Da Roma in giù mi pare che sia preso una deriva, aveva già preso prima in Napoli, di legalità, di cose. Se vogliamo rispettare le cose bisogna essere molto seri. Adesso chi sbaglia dovrà pagare. C'è poco da fare, perché uno è che può dire, come ha detto Lucia, fai i tamponi, io prendo e vado a farlo a cani cattivi. Ora scusa, mi viene così. Sì. Ma scusa, io sono qui perché devo andare a farlo a cani cattivi. Ah, perché allora io ti faccio la domanda anche allora all'incontrario. E qual è l'ASL di competenza, visto che tu li fai a Avellino? Siccome l'ASL di competenza deve essere la tua regione, certo, la tua provincia, l'ASL di competenza chi lo dice se la Lazio doveva partire o meno? L'ASL di Avellino o l'ASL 1 di Roma? O quello di Roma? È sbagliata a monte perché è stato concesso e permesso di andare a Avellino. Brava Lucia. Perché prima abbiamo fatto tutta una discussione che le ASL possano intervenire o meno. Ma l'ASL di Avellino non è qui la competenza di quella del Lazio. Certo. Allora qui si entra in un meccanismo veramente di illegalità totale. Però io non so, perché adesso c'è. Indagheranno, ma sì, penso che bisogna dare una lezione totale, seria, ma tutti sono. Beh, in sostanza la Lazio cosa rischia? Secondo me rischia. Sono tre gradi di pene. Di pene. Ammenda, penalizzazione, retrocessione all'ultimo posto della classifica. Questo dal punto di vista sportivo. Dal punto di vista penale non lo so. Poi non lo so, perché dal punto di vista penale tu sei veramente, sei un infettologo, tu rischi. Perché c'è anche un bisogno avere. Se te metti in pericolo gli altri. Brava, capito. Tu andavi messo in pericolo. Ma lì, chi è? Il medico della società? Ma se è intervenuto del il presidente a difendere, dice no, ma uno che dice, perché sono parole del presidente, ripeto, una parte non le voglio considerare, ma la parte che dice se è positivo non è malato, che tanto può è giocare. Asintomatico dice può giocare uguale, sì. Non è mica malato. E ha fatto altri paragoni che sono veramente illegibili. Allora io dico, davanti a tutto questo. Quando dico, e lo dico per scherzare, ma lo dico anche provocatoriamente, sicuramente nella società Lazio bevono molto. Cioè, sicuramente mangiano, bevono e poi non sanno quello che dicono. Perché dobbiamo solo dire così sportivamente, Giorgio, perché non abbiamo altre considerazioni. Ma ha detto Conte oggi cos'hai, fiasco, no? Bravo, cioè, capito? Perché, sì, no, ma perché Lucia, perché davanti a fatto di questo tipo non ci sono commenti no, da fare. No, dai. Allora, tu presidente di una società sportiva importante come la Lazio, ma che fosse quello dell'ultima categoria, cioè, non ti puoi permettere di dire queste cose di questo tipo. Ma che messaggi dai a livello nazionale alla popolazione? Chiariamo che ci sarebbe una frase. Non ci sarebbe. No, c'è. Una frase che è offensiva verso le donne, ma non voglio nemmeno dire, perché solo un cialtrone può fare una cosa di questo tipo. Non e allora voglio dire, io qui sì la do proprio la parola cialtrone, perché uno non può dire una cosa di questo tipo. No. E allora non solo, ripeto, è rispettoso, ma ci sono tutti i presupposti per dire mi devi spiegare, perché io chiederei perché sei andata alla Avellino e l'ASL di competenza qual è? Allucinante. Perché visto che l'ASL di competenza è seguita di competenza del tuo territorio. Adesso c'è giustizia sportiva, giustizia ordinaria, quindi sicuramente tutto. Verrà fuori. Sì. Non ci sarà. Fermo restando il fatto però che questo episodio, a mio modesto avviso, denota ancora una volta la dabbenaggine del mondo calcio. Perché se nel momento in cui partiva questa pandemia, sì, la federazione, la Lega, più che altro in questo caso la federazione, avessero, come è stato detto giustamente oggi, sì, sì, indicato i tamponi si fanno solo nel laboratorio Pinco, certo, che ha sede a Pallino, oppure nel laboratorio Franceschi, che ha catene in tutta Italia. Scusa Giorgio, però anche lì sempre il punto di riferimento era quello. Scusa, però anche lì, visto che un pochino di politica in passato l'ho fatto, perché non bisogna sempre, se no si dà sempre la colpa alla politica, quando c'è da darla la si dà, ma no, e te lo dico, se ti dico che tu devi fare l'ASL di competenza e territorio, è scontato che tu tamponi devi fare qui, sì, perché se no io li faccio in Canada. L'ASL di competenza di territori possono avere diversi criteri, diversi di sì, ma scusa, ma se io ti dico la devi fare nella tua ASL di competenza, come un attimo, la legge dice questo, perché allora io ti dico, Giorgio, li faccio in Canada, e perché lo posso fare in Canada e mi danno il risultato?
Ma che discorso è questo? È perché tu no. Io ho fatto un altro. No, discorso. Io lo capisco. Ma tu dici la legge è secca. La legge è chiara. Allora, quelli la legge è chiara, tu i tamponi devi fare. Quelli di hanno risposto che per loro la carica di Covid era bassa. Sì. Quindi cioè, ognuno ha il suo parametro. È questo che dice, se ne dai uno solo. Ma tu non ti puoi mica permettere, Lucia, tu devi andare nella tua ASL di competenza. Assolutamente. E la devi fare lì. Se poi vuoi anche come bambini alla prima scrivi, la tua ASL di competenza è che tu non puoi andare a farlo in un'altra parte. Ma cioè, non c'è bisogno di... Oddio, quello che è capitato in Calabria mi pare che abbia bisogno di... tu devi ricordarti di respirare se non muori, sì, tu devi ricordarti di mangiare se non muori, tu devi ricordarti di aprire gli occhi se non vai a sbattere. Perché cioè, che sia successo che uno dica, ah ma perché lo devo fare io il piano anti? Ma Giorgio, sono d'accordo. Perché è come un istruttore di guida che dice, ah devo prendere la patente io per insegnare. Ma siccome parliamo di squadre di Serie A che fa anche la Champio, non si capisce questa roba, cioè, perché io ti potrei dire, allora io i tamponi sai che li faccio? Li faccio in Canada o in Sudafrica, perché lo posso fare? Come? In Sudafrica. Poi mi mandano il risultato, in Sudafrica c'è un altro parametro. Sì, io so, c'era tutta... Cioè, non è, cosa non ne pensi, Misce? Da che parte stai? Ragazzi, mi sembra una materia veramente che necessita di grandissime esperienze. A naso, così, c'è fumus iuris, visto che è una... C'è fumus iuris per forza, perché se si parla di intervento penale per quanto riguarda la giustizia ordinaria, quindi un fumus... C'è. Secondo te c'è del dolo? C'è del dolo o c'è superficialità? Forse superficialità sì, sicuro. Sì, ma c'è anche un po' di... Se ci sia anche dolo chiariranno le indagini. Dai. Come facciamo noi qui ora a dire una cosa del genere? Sì, ma la domanda logica la potresti anche rispondere. No. Cioè, secondo te è giusto che tu ti vai a fare il tampone in Canada? No, rispondi sì o no? Tampone, è andato a Avellino! Io sono Avellino per... sta nel Lazio o in Campania? Non... Rispondimi. No, perché sennò qui c'è sempre queste domande, a me non mi va bene. Tu devi rispondere, Avellino sta nel Lazio in Campania. Oh, sì o no? Ma perché dice, no, perché poi bisogna vedere dove si va. E ci sono delle domande semplici, Ci sono delle domande semplici, Michele, che la gente lo saprà a casa. Regole. Avellino sta nel Lazio in Campania, punto di domanda. Tu stai nel Lazio e te ne fai nel Lazio. Per quale motivo lo deve dirottare? Perché vai a fare l'Avellino? Punto di domanda, te lo chiedo. Perché? Ma chi ci è andato a fare l'Avellino? La Lazio. È nelle regole. Lazio. È nelle regole, sei nelle regole. È quello che ti sta dicendo. Ti sto facendo la domanda. Regole. Sì, vabbè. Non è nelle regole. Non è nelle regole. E allora me l'ha risposto, rispondi così. No. Non è nelle regole. Non è nelle regole. Ma perché tu perché? Ma perché ti ho fatto la domanda e tu non rispondi? Bisogna vedere, che bisogna vedere? Avellino è nel Lazio o nel Campania? Oh. Guarda, ora questa novella allora, la vogliamo far diventare Campania. Un motivo. E non è nelle regole. Uno stenterello nel paese. Scusa, io non so cosa dice il protocollo, ma se il protocollo dice l'asilo di competenza, quindi l'asilo di competenza è dove ha sede la squadra. Se è andato a fare Avellino non è nelle regole, dovrebbe essere sanzionato. Assolutamente sì. È molto semplice, cioè, quello è la risposta più tranquilla che si può dare a questo individuo, invece, a questo individuo per trovare un po' di casino, perché la gente a casa bisogna spiegare. Però tutto, se lo ha fatto molto probabilmente tutti non questi... penso che sia così sprovveduto lo titolo che possa fare come cavolo gli pare, cioè qualche cosa ci avrà un pochino di tanto fino, come cavolo gli pare. È fatto tutto per creare casino, altrimenti doveva essere la Lega a dire il laboratorio di riferimento è questo, organizzatevi per farle a questo laboratorio. Ma penso che la Lega non l'abbia fatto. Il governo centrale del calcio ha perso un'occasione per essere lungimirante e organizzatore. Ma più che il governo, la Lega, chi ha organizzato il governo centrale? No, ragazzi, parlo di calcio, stavolta, non il governo politico. Stavolta anche il governo centrale lo devo difendere, perché così si fa confusione con la gente. Parla molto chiaro. Per le squadre, andate a leggere, le squadre di calcio devono fare la sua ASL di competenza. Certo. È punto. Così. Punto. Se io vado a farlo in Canada, e vuol dire non so le regole. 2-2 è arrivato! Finalmente! Tanto! È il 96 da questa tanto! Buonò che finalmente piove! Avevo dichiarato: se si pareggia è tutto grasso che cola. Se ce lo danno. Perché non te lo devono dare? Vedo che... Ma sì, c'è protesta per farlo di mano, ma non te lo danno. Ma figurati se non ti danno il 2-2. Intanto andiamo in pubblicità. 2-2 per il Milan. Dai, salutate la capolista. Sentito un rumore strano in garage. Una capsula al giorno di Prostamol contribuisce a favorire la normale funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Prostamol, non hai più scuse. Da oggi, anche nella confezione da 60 capsule.
organico, plastica, lattine e vetro, carta e cartone. Fai la raccolta differenziata. Falla bene, per te, per l'ambiente. Seitoscana.it. Da Banca Cras e BCC Umbria è nata Banca Centro, la banca locale che mette al centro te e il tuo mondo. Tradizionale nei valori, innovativa nei servizi, salda nella relazione. Acquisisce il 15% di Ecos, società che gestisce l'impianto di stoccaggio di rifiuti speciali di 85.000 tonnellate nel comune fiorentino di Barberino Tavarnelle. Nel 2023 Estra acquisirà l'intero capitale sociale. Grande successo nel Salone d'Onore del CONI a Roma per la terza edizione del premio Estra per lo Sport, a cui hanno partecipato 240 giornalisti, nazionali e locali, di carta stampata, TV e radio, web e blog. Sono 11 i riconoscimenti assegnati dalla giuria del premio Extra per lo Sport Raccontare le buone notizie, tra cui premi alla carriera a Marino Bartoletti e donna di sport ad Alessandra Giardini. Extra insieme a Ussi, SG Plus, Ghiretti & Partners ha già lanciato la quarta edizione di Extra per lo Sport, che prevede anche un premio al territorio per i giornalisti di Toscana, Abruzzo, Umbria e Molise. Volete trovare un angolino deliziosamente tranquillo per le vostre vacanze all'Isola d'Elba, nel fresco e nel verde delle colline Marina di Campo? Bed and Breakfast dai Balleri, località La Piana, in Lentisco, via della 109C, ad 1,5 km dalla dorata spiaggia di Marina di Campo. Info al telefono fax 0565 977 433 o ai cellulari 333 4898 778 320 6915 045 o venite a visitarci sui siti www.firenzevialasupersport.com o www.elbasport.com. Servizio biciclette o quant'altro vogliate fare durante il vostro soggiorno sull'isola. Vi innamorerete della nostra privacy, silenzio, tranquillità, simpatia. Siamo sempre aperti, prezzi modici, Stefano e Paola vi aspettano, a prestissimo. Tuscan Option nasce dalla passione per i prodotti della natura con l'intento di valorizzare il territorio locale. Da sempre portiamo sulle vostre tavole i prodotti tipici toscani e italiani provenienti dalle aziende agricole del territorio. Tutto a portata di un click. Perché mangiare sano è la base di una vita salutare. Tuscan Option. La terra vale quanto l'uomo la lavora. Andrea, ti vedo felice. Cosa è successo? Sì, sono felicissimo e sereno. Finalmente ho risolto tutti i miei problemi di liquidità. Accidenti, hai ereditato? No, meglio. Hai fatto fortuna. Ma che... Ho fatto 13! Hai fatto 13! Ho fatto 13 con credici! Finanziamenti a dipendenti e pensionati. Ho fatto 13 con credici. Fallo anche tu! Colpi di scena a ripetizione a San Siro, prima il gol dato a Calabria per il 2-2, tolto con il VAR per un fallo di mano di Ibrahimovic, nell'azione successiva il 2-2, segnato ancora da Ibrahimovic, dice giustamente Pino Calò, pareggeremo anche, e non è detto perché questa partita non è ancora finita, ma sicuramente non si meritava di perdere oggi, no Pino? No, no, assolutamente. Meglio questo Milan di quello di Coppa. Il Verona c'è stato... Tranquilli. È stato tranquilli. Il primo quarto d'ora che non ha neanche, ha fatto un tiro in porta, quello dell'autorete. E poi sinceramente non è scomparso, perché ho visto nel primo tempo dati che ci davano 66% di possesso palla e penso in questo secondo tempo ancora di più. E niente, sono quelle partite che quando le pareggi sei fortunato e io mi accontento. Però gli va dato atto per quel po'. In effetti... ci è andata bene, perché sembrava che insomma Pino può essere soddisfatto un secondo tempo così, no non è, cioè, da tutti mi sembrava il primo tempo hai sbagliato più rigore, ricordiamocelo, nel primo tempo mi sembrava una partita tipo come con il
con il Lille. Anche cioè, ora ho il Verona comunque, mollato dietro. Sembra scontato dirlo, ma insomma la forza di Ibrahim è veramente quella che trascina questa squadra. E si è incazzato come una cioè, ieri. Finché non ha fatto quel gol non ha avuto, diciamo... Pace, quindi insomma veramente ha dato un apporto a questa squadra in maniera determinata. Tra le prime quattro ci stiamo, per cui cioè, voglio dire a livello di sai di, Michel, di... sai io oggi è girato un messaggio strano, particolare, dice ma vuoi vedere che quest'anno è il primo anno che la Juventus non arriva nei primi quattro così non paghi il bonus per Chiesa? Questo l'ho detto io la settimana scorsa. Oggi hanno insistito ancora su questo argomento. Ce lo fanno apposta per quello. Per Cosfirabbia è sempre provato. Tutto stani, tutto è possibile, Giorgio. Io penso che sono contento che Pirlo vada piano così, perché sennò il campionato non saprebbe di nulla. Perché ti dico, vedendo quello che c'è in giro, tanto la Juve per ora è l'unica squadra che non ha mai perso. No, c'è anche il Sassuolo e c'è anche il Milan in campionato. Sì, stasera. Sì, e stasera. C'è il Napoli. Non ha perso. E perché Napoli dove lo mettete? Napoli ha perso con la Juve. Eh? Napoli per la Juve con la Sassuolo. No, ti voglio dire, il Napoli di squadre che hanno perso. Ah, vabbè. Allora, Milan è imbattuto, il Sassuolo è imbattuto, la Juve è imbattuta. Detto questo, finita la partita. 2-2. Io sono molto contento che la Juve stia andando bene così, ha cambiato 6 giocatori. C'è tempo, vedremo, con calma, tranquilli. Ci possiamo anche, come dire, rilassarci un po'. Facciamo divertire un po' gli altri. Guarda, che siamo, se tu sei contento, sì, ne siamo altrettanti che sono contenti. Però quando arriva maggio tu sei meno contento, sì, io sono contento. A maggio, dai. Se ci vuoi buttare qualche pizzettina qua, ecco, te la faccio subito. Ecco. Che io arrivo a 10-15 punti più avanti a te, se ci buttare, e ce la buttiamo e paghiamo la pizza per tutti. Siamo qui pubblicamente? Questo può essere. E allora vedi che non sarò più contento. Già una scommessa in vita. Gabriele ha già perso due volte. Se tu la puoi fare io per tutti... Vedi come sono generoso. Siamo scommette, se non arrivo un 10-15 punti davanti a te, te lo dico subito, così poi tu sarai meno contento. Io contento. Sai, sono molto prudente. Ma scherzi, un pochino più... Che pensi che la Juve 15 punti di vantaggio sul non mi sembra quest'anno che sia... Saranno pochi. L'anno scorso avevamo 45, guarda, quest'anno che hai pareggiato 30, con una squadra che gliene mancava, al di là di tutti i magheggi, gliene mancava 4. A chi di chi parla? Alla Lazio. Il portiere che c'aveva oggi era più forte di quello di Stracosca. Aspetta, ti voglio dire che alla Juventus gli manca tutta la difesa all'inizio del campionato. Per voi, vedi, quando ti manca a te... Ti lamenti. La Juve mi sono già mancati. Io ho fatto la prima parte della stagione. Chiellini e De Ligt dall'inizio del campionato. Ti vorrei ricordare che ci è mancato l'uomo importante per 2 o 3 giornate che è Ronaldo. Ti voglio ricordare Dybala da luglio che non gioca e mi pare che non va in nazionale. Ma secondo te è ancora un'infezione. Ma secondo te vorresti giocare 38 partite con 38 volte Ronaldo? Ci sta. No. Così come io guardo il mio, c'è stato Ibrahimo, mi c'è che ma poi di cosa parliamo? Partite, di Moro Orfei. Se vogliamo parlare di Moro Orfei, è 10 anni che vinciamo e siamo sempre lì. Ora tu mi hai detto che quest'anno arrivi prima di noi. Io ti ho sfidato pubblicamente. Non ho detto che arrivo prima di te. Una pizza. Ho detto che se tu sei soddisfatto. Ti do 15. Se tu sei soddisfatto di essere quarto, lo siamo anche noi. Questo ti ho detto. Io a me mi basta arrivare nei primi 4. Ma io ti ho detto non voglio stare là, anche perché poi più stai in cima e più che tu non ci arrivi, l'area rifatta poi ti viene a mancare. Secondo me nei primi 4 non ci arrivi più. Vabbè, perché arriva, io penso che sia questo un campionato, l'Inter, la Juve e il Napoli arriveranno prima di te, in cui non c'è certezze. A quello che vedo mi sembra che chiaramente è il Napoli. Occhio alla Roma, ragazzi. Occhio alla Roma, occhio alla Roma. Oggi ha fatto veramente una bella gara. E ti ripeto, e anche se stasera il Milan perdeva, ci sta, perché questo è un campionato dove... Fonseca è stato molto sottovalutato, maniera veramente troppo sottovalutata, perché secondo me è un bravissimo tecnico, e anche un tecnico giusto per quella che è la piazza capitolina Fonseca. È veramente, ha un basso profilo, è molto equilibrato per la piazza di Roma, secondo me è veramente giusta cosa. Poi è molto bravo. Tornando al discorso del mercato, loro... La Roma ha preso Pedro, che è ancora un signor giocatore. Mkhitaryan. Ce l'avevano. Che c'era già l'anno scorso, ma insomma. Hanno ripreso Smalling. Hanno ripreso Smalling. Che gli fa tantissimo. Quindi, è una società che sul mercato ha agito sulla qualità. Ti dà noia a vedere Veretù così in grande spolvero da loro? Mi dà noia, sì. Perché è anche uno. Fra i tanti rimpianti per giocatori che sono andati via da Firenze,
che magari in altre piazze hanno fatto bene, Veretout è uno che veniva considerato poco sotto questo profilo. Invece, a Firenze? Sì, no, ora quando si dice... tra tutti quelli che sono andati via, perché, si perché parla Giorgio, poco di perché Giorgio, perché è veramente un buon giocatore, perché in nazionale non va mai questo giocatore? Ma loro credo che in Francia nel ruolo ci abbiano diverse alternative. Pure un bel giocatore, vuol dire, non viene neanche convocato, mi chiedono. No, no, ecco, ma mi domandavo questo, sei sicuro che non venga nemmeno... Io credo non giochi. No, non mi sembra che sia stato convocato ultimamente. No, no. E questo mi dispiace, perché comunque anche nelle riserve... No, è un ottimo giocatore, però si vede probabilmente c'ha altri giocatori, vengano considerati altri giocatori. Sanno sempre ci tirano fino a dove vogliono vedere, cioè hanno i loro preferiti, quindi... Pino, adesso è tutto tranquillo con il 2-2, il 3-0 di giovedì è stato ammorbidito? Assolutamente sì, perché la squadra ha dimostrato di aver fatto una bella prestazione. E ci sono queste amnesie, perché abbiamo preso un'altra volta, mi pare, due gol su diciamo, palla da fermo. E sicuramente sì, perché è un 2-2 ampiamente meritato. Ci meritavamo la vittoria e quindi... Verona qualcosina di più ha fatto stasera. Verona ha sbagliato il 3-1 a un certo punto. Ecco, però tiene di conto. Il Milan non meritava di perdere, ma il Verona nemmeno. No. Beh, insomma, dai. Il pareggio mi sembra sufficiente. Ora, il Verona giusto. Ha fatto i due tiri, poi non ne ha fatti... Il primo tempo non te l'ha mai fatta vedere. Come? Il primo tempo abbiamo fatto il 66% di possesso palla. Abbiamo avuto occasione, sì, il portiere è stato il migliore. Nel secondo tempo hanno sbagliato quell'occasione del 3-1, ma noi quante nel secondo tempo loro non ci sono mai. Quante state. Ne abbiamo sbagliato? Posso fare una domanda? La traversa di Ibrahimovic di testa. Il rigore. Il rigore sbagliato. Il portiere due volte è intervenuto con i piedi. Pare giusto. Un'altra volta il portiere l'ha parata con la spalla. La domanda meriti, di Michel che poi ci saluta. Che meriti dai a Pioli in questo inizio di stagione ottimo. È l'allenatore. È chiaro che se stasera avessimo perso, pur non demeritando, si sarebbero aperti 15 giorni di polemiche, perché venivamo da un 3-0. Ma insomma, questo Lille, primo posto, oltretutto in Lille, quanto è merito di Pioli? Beh, merito di Pioli, io gli voglio dare un buon 60%, tutto, anche 70%, perché è lui l'allenatore. Lui che mette i giocatori in campo, stasera ha fatto dei cambi che anche coraggiosi. Abbiamo giocato con le tre punte, poi ha tolto Çalhanoğlu, ha messo Ibrahim, che tra l'altro è quello che tra l'altro ha fatto l'assist per... No, io, Pioli, al momento, poi ti ripeto, tutti ci aspettiamo la fase calante, perché è la cabala, però anche le cabale sono fatte per essere smentite, quindi... Poi ripeto, noi siamo lì perché dovremmo voler arrivare perlomeno al quarto posto. E con questa dichiarazione di intenti molto chiara, a differenza di altre situazioni, Pino Calò mette in archivio queste prime 7 partite del Milan. Salutiamo Michel Isler. Grazie, buonasera a tutti. Grazie, liberiamo sulla prossimo blocco di pubblicità. Noi invece restiamo ancora un attimo, perché noi abbiamo più tempra. Certo. Lui va via prima, ma noi abbiamo più tempra. Restiamo di qui di più, perché siamo tosti. Più tosti. Più. Grazie a dentisti costantemente aggiornati e attrezzature di alto livello tecnologico, nei centri odontoiatrici Iris è possibile ritrovare il sorriso mediante cure per salvare i denti o, se troppo tardi, per sostituirli con l'implantologia. Nei casi più complessi e clinicamente idonei, il dottor Cesare Paoleschi effettua riabilitazioni anche con la tecnica degli impianti zigomatici. I centri Iris sono in Toscana e Liguria. Eccellenza prodotta solo in Toscana da Mani Toscane. Un prodotto con origini centenarie legato alla sua terra. Un gusto unico e inconfondibile, bandiera della Toscana nel mondo. Prodotta seguendo il disciplinare di produzione, garanzia di tutela e sicurezza. Con la finocchiona IGP porti in tavola il sapore e il gusto autentico della Toscana. Finocchiona IGP. Che spettacolo! La selezione delle materie prime, le migliori miscele.
caffè e la lavorazione diretta e controllata delle capsule. L'alta qualità di Cialde Italia nasce così. Produzione e vendita di cialde e capsule compatibili di caffè e bevande. Acquista online su cialdeitalia.it. Spedizione in tutta Italia. Vismederi, società di ricerca e servizi qualificati con sede a Siena, opera a livello globale per supportare imprese ed aziende farmaceutiche nel miglioramento della salute pubblica, grazie allo sviluppo e all'ottimizzazione di farmaci e vaccini più sicuri ed efficaci. Il gruppo Vismederi, garanzia di qualità per i propri clienti, offre servizi che spaziano dall'esecuzione di studi clinici, alla ricerca avanzata, dalla consulenza ed analisi su alimenti, superfici di lavoro, acque ed ambiente, alla stesura di piani HACCP e all'effettuazione di test per il rilevamento del virus SARS-CoV-2 su qualsiasi tipo di superficie e struttura. Studi medici Aesthetic Medical Care. Nuova sede in via Udine 56, con ampio parcheggio al piano superiore. Nuovi servizi: gastroscopia da 98 euro, colonscopia da 120 euro, TAC da 90 euro, mammografia da 80 euro, risonanza magnetica alto campo 1,5 Tesla da 110 euro. Radiologia attiva anche sabato e domenica, aperti 7 giorni su 7. Aesthetic Medical Care, ogni giorno al tuo fianco. Banca Cras e BCC Umbria è nata Banca Centro, la banca locale che mette al centro te e il tuo mondo. Tradizionale nei valori, innovativa nei servizi, salda nella relazione. Il Bar Valentina, un colpo di fulmine. Te ne innamori subito appena ci entri. Colazioni da sogno, la cioccolata e i cioccolatini, tante idee regalo, il pane fresco. Una meraviglia. E poi il Bar Valentina ti offre un grande servizio: il pagamento delle tue bollette e il disbrigo di tante altre pratiche burocratiche che ti fanno perdere tempo. Bar Valentina a Prato, in via Roma, aperto dalle 4:45 del mattino. Famoso non per caso. Seguici su Facebook. Allora, velocissimi, perché potrebbe essere stata la sua ultima conferenza stampa. Forse no, vale la pena chiudere riproponendo Iachini, riproponendo Daniele Pradè e riproponendo anche, come abbiamo fatto oggi pomeriggio alle 17:30, Dragoschi. Giusto per lasciarvi con le parole sul caldo del momento della Fiorentina. Poi domani, dopodomani, succederà quello che succederà, non lo so. Volevo vedere se ce la facciamo, sì, e se non complichiamo troppo la vita a Giovanni Testa, la classifica della Serie A prima della sosta delle nazionali, nazionali alle quali non parteciperanno tutti i giocatori appartenenti a quelle squadre che sono in un modo o nell'altro in bolla: Legacy Inter, Legacy sì. Fiorentina, Legacy Genoa, Legacy Sassuolo. Milan 17, Sassuolo 15, Roma, Napoli 14, Juventus, Atalanta 13, Verona, Inter 12, Lazio 11, Sampdoria e Cagliari 10. Fiorentina, Spezia 8, Benevento, Bologna, Parma 6, Genoa, Torino 5, Udinese 4, Crotone 2 punti. In definitiva, Lucia, hai visto la classifica? La Fiorentina è a 4 punti dall'Europa. Sì, sì, sì. A 4 punti dall'Europa, sì, no, nel senso, la Fiorentina è là, secondo me, dove di fatto dovrebbe stare, o comunque sia forse qualche punticino più avanti, ma abbiamo tutto il, diciamo, il periodo per, secondo me, recuperare. Vediamo. E abbiamo detto, insomma, in queste ore. Ha ragione Lucia, le radio fiorentine si fanno troppi film, non lo so, hai detto questo tu? No, film no, però prima di dire le cose aspettiamo che parlino le persone che devono parlare. Va bene così, grazie. Allora, salutate la capolista anche stasera, fino per 15 giorni. Quanto tempo era che non eri in testa da così tanto? La vita. No, i tempi forse di Berlusconi. Due o tre campionati fa si partì bene, eravamo da solo così, mi sembra. Solitari così. Caro Angelo, ci vediamo domenica. Domenica sera. Vedremo che andazzi, tamponi. Qualcosa ci inventiamo e fa compagnia ai nostri amici a casa. No? Ma ci inventiamo i nostri amici a casa. Non abbiamo bisogno di inventare. Parliamo di quello che succede. E facciamo compagnia, ricordiamoci sempre a casa. Anche perché ci sarà anche Lucia. Certo, mercoledì vi aspetto ovviamente con Casa Viola. E anche perché mercoledì sarà roba fresca. C'è la nazionale innanzitutto, che gioca l'Estonia. E poi chissà, magari martedì succederà l'imponderabile. Magari mercoledì presenti il nuovo allenatore della Fiorentina.
cosa. Grazie a Gabriele Taverni. Grazie a te Giorgio, e mi accodo ancora a te Angelo a ringraziare veramente, perché stasera ci avete scritto davvero in tantissimi, quindi grazie di cuore. Grazie Fede, grazie Leo, grazie Gianni Testa, via a Iachini, Pradè, Dragoschi, non so in quest'ordine, ma se in quest'ordine, ma sono questi tre. Allora Beppe Iachini, al termine della partita ho visto Liverani soddisfatto, lei un po' meno, si aspettava di più? Io mi aspettavo di più, la squadra ha fatto una buona gara sul piano del possesso, della velocità di esecuzione, del predominio, cercando di schiacciare l'avversario nella propria metà campo, magari ci è mancata la zampata giusta per poter trovare il gol, ecco, l'avessimo sbloccato sicuramente avremmo visto ancora una partita un po' più aperta. Il Parma si è chiuso molto, ha chiuso tutte le linee, cercava di ripartire con velocità, con attaccanti molto bravi come Inglese e Gervinho, con giocatori di inserimento come Kurtic, Kučka. Non era una partita facile, invece in fase difensiva abbiamo fatto molto bene e anche in fase di palleggio bene, ci è mancata la giocata risolutiva che sbloccasse la partita, ci siamo andati vicini in qualche occasione, è stato molto bravo Sepe a parare, se è stato il migliore in campo vuol dire che qualcosa ha fatto e anche la Fiorentina ha fatto per poter vincere la partita. Ci abbiamo provato fino in fondo, non abbiamo trovato oggi magari il gol, però dobbiamo continuare, i ragazzi hanno messo spirito e quello che dovevano fare. Quanto è stato importante il rientro di Ribery? In questa prima fase del campionato abbiamo avuto qualche problemino di troppo, Ribery è stato assente, Pezzella, Borgia Valero, Caleon stesso, è arrivato all'ultimo giorno, stavamo cercando di recuperarlo e ci è arrivata questa tegola alla vigilia della partita. Sono ragazzi che ovviamente alzerebbero il tasso tecnico di personalità di qualsiasi squadra in Serie A e noi purtroppo non li abbiamo quasi mai avuti e ora che stiamo recuperandoli ci auguriamo di recuperarli in fretta e bene, perché sono convinto che questo gruppo, questi ragazzi, anche con il recupero di questi compagni possano avere, no, una crescita ulteriore. Anche per questo la sosta viene a proposito, anche se molti li perderà per la nazionale, per la squadra e anche per la sua posizione, questo pareggio secondo lei la rafforza? Non lo so, noi siamo venuti qui per vincere la partita, non per pareggiare, ci abbiamo provato fino in fondo per cercare il gol, abbiamo, ripeto, schiacciato l'avversario di là, una squadra che è andata a Milano e ha messo in difficoltà anche l'Inter, quindi ci abbiamo provato fino in fondo per poterla vincere, come cerchiamo di far sempre. Qualche punto con la nostra classifica ci manca, perché abbiamo fatto qualche errorino che ci avrebbe permesso di poterlo portare a casa, però sono convinto che questi ragazzi, questo gruppo, continuando a lavorare bene e ritrovandoli tutti sul campo, sono convinto che possano far bene e dare soddisfazione. Abbiamo trovato una squadra molto chiusa, una partita difficile, una partita diciamo molto tattica, dai, come se ne stanno vedendo ultimamente campionato. È stato importante però che la squadra ha avuto una reazione, la squadra non ha preso gol, non ha concesso un tiro in porta in tutta la partita di Parma e alla fine se usavamo un po' di più potevamo anche portarla a casa. È mancato forse il guizzo, lo diceva lei, e trovare gli spazi, perché di fronte a un Parma così... Era difficile, sì, è mancata la giocata, è mancato il guizzo. Però durante il campionato partite così ci stanno, ecco. Adesso c'è un periodo di sosta con le nazionali e poi la Fiorentina si preparerà per la sfida contro il Benevento. Sì, adesso abbiamo questi 15 giorni per riordinare tutto quanto, per metterci a posto e speriamo di recuperare gli infortunati. Ci abbiamo il rientro di Martinez quarta, speriamo di recuperare Pezzella e Borca, che per noi sono due giocatori importantissimi, e vedere quando diventa negativo Caglione. A proposito di negativi e positivi, voglio fare un grande saluto al nostro direttore, a Gio Barone, che è a casa positivo e lo aspettiamo tutti quanti a braccia aperte. Era non facile, però dobbiamo dire che l'unica cosa positiva dopo questa partita è che non abbiamo subito tiri in porta e non abbiamo preso gol. Poi era partita difficile, cioè non abbiamo anche creato mille occasioni, però potevamo farsi un po' meglio.
cosa posso dire? Dopo questa partita rimane un po' come dirti, cioè, non siamo contenti dopo questa partita e secondo me potevamo fare qualcosina in più. Un Parma che vi ha lasciato anche poco giocare, vi aspettava molto dietro? Sì, loro giocavano per fare piedi. Aspettavano solo questo, però poi sono stati bravi loro, che sono stati tutta la partita compatti e era difficile trovare questi spazi davanti. Cosa è mancato secondo te per arrivare insomma alla rete del gol? Adesso al caldo, subito dopo la partita, non riesco a dire cosa potevamo fare meglio, però dai, dobbiamo stare con la testa alta e lavorare, perché questo è già passato, dobbiamo pensare alla prossima partita. We'll be right back.